Buongiorno a tutti, iniziamo questa mattina insieme, questo evento annuale in cui parleremo e daremo un po' conto delle cose, delle molte cose che abbiamo fatto. Ci avviciniamo in qualche modo verso la fine della programmazione 14-20 e ovviamente insomma parleremo però anche di quello che stiamo facendo per la nuova programmazione 21-27. E do il benvenuto innanzitutto alla dottoressa Adriana Dos Reis, capo unità di Employment 4, che partecipa ancora a questo evento con noi, la ringrazio veramente, e al dottor Ludovico Consimo, che è il nostro desk. Ovviamente ci sarebbe piaciuto fare questo evento in presenza, purtroppo siamo costretti a farlo ancora con questa modalità. Allora, vi do alcune specifiche di carattere tecnico, poi farò una breve presentazione perché insomma il programma è ricco di interventi. L'evento è registrato e durante l'evento potrete fare domande tramite l'apposito pannello domande e risposte che trovate nella barra in basso e poi risponderemo alle vostre domande e prima delle conclusioni che farà l'assessore Elena Donazzan. E vi ricordo che al termine dell'evento vi invieremo un questionario di gradimento a tutti i partecipanti, che ovviamente ci serve per avere un po' un feedback rispetto a quello che facciamo. Allora, partiamo con qualche slide, con qualche numero, anche se questi numeri possono sembrare in qualche modo un po' aridi, però in realtà ci danno idea di... Non riesco a girare le slide. Eccole qua, scusate. Ci danno anche idea un po' di quello che abbiamo fatto e a me fa sempre impressione, devo dire, quando vedo questi dati di riepilogo, perché sono numeri veramente importanti. E questi dati sono al 31 dicembre, ringrazio anche per lo sforzo, insomma, per arrivare con questa rappresentazione. Per oggi, come vedete, abbiamo raggiunto in questi anni 367.201 partecipanti. Veramente sono numeri veramente rilevanti. Siamo superiori, come vedremo velocemente, a tutti i target che avevamo fissato e quindi, insomma, direi che questo è un risultato che è quantitativo, ma direi anche esprime anche, secondo me, anche a livello qualitativo. Vuol dire che il programma è effettivamente riuscito a funzionare perché ha raggiunto veramente, vuol dire, tantissime persone, tantissime, tantissime famiglie. E poi vedete la distinzione tra disoccupati, inattivi e occupati. Qui è la parte delle risorse, come vedete, siamo rispetto all'importo programmato di 764 milioni, siamo ovviamente molto più su, sia con gli importi stanziati che con gli importi impegnati. Ovviamente abbiamo fatto overbooking, del resto è l'unico modo per utilizzare in pieno tutte le risorse dei programmi comunitari è quello di ovviamente stanziare e impegnare molto di più. Qualche dato ulteriore per dare idea insomma anche dell'amore di lavoro che abbiamo fatto, sia ovviamente non solo noi, non solo tutte le autorità di gestione, tutte le strutture regionali, collaboratrici, collaboratori che ovviamente ringrazio oggi veramente per questo grandissimo lavoro, ma tutti anche i nostri partner, che sono gli enti di formazione accreditate, le agenzie per il lavoro, le parti sociali, gli interlocutori con i quali abbiamo sempre avuto un approccio direi di programmazione condiviso, di sentirsi effettivamente partner dello stesso progetto per raggiungere insieme questi risultati che ovviamente di cui il territorio, in particolare in questi ultimi anni, vedrei sempre aveva e assolutamente bisogno. Quindi abbiamo fatto 169 bandi, o meglio, avete, insomma, i nostri collaboratori hanno selezionato 10.166 progetti, veramente numeri molto importanti. Torniamo sui partecipanti, li abbiamo visti prima, qua c'è la distinzione, come vedete, rispetto al target siamo arrivati al 154%. Per cento solo l'asse 2, ma ovviamente raggiungeremo, siamo leggermente inferiori, è chiaro, il motivo è chiaro, per quanto noi fissiamo, abbiamo
la tempistica fissata, fissiamo le scadenze, eccetera. Poi è ovvio che quando si lavora con persone che hanno maggiori difficoltà, le scadenze hanno un significato che è relativo e quindi la tempistica deve essere necessariamente più lunga, è giusto che sia così, quindi ovviamente poi c'è una. I numeri crescono più lentamente, ma ovviamente quelli sono i numeri più importanti delle persone che sono più in difficoltà. E questo focus specifico sui disoccupati, compresi quelli di lungo periodo, dove effettivamente siamo leggermente sotto, ma di pochissimo, e ovviamente raggiungeremo i target previsti. Questi sono gli inattivi, dove siamo molto superiori ai destinatari rispetto a quello che avevamo previsto, siamo a 204 per cento. Poi i lavoratori, compresi quelli autonomi, siamo a 173 per cento, quindi dappertutto c'è questo dato. Le persone, i giovani che hanno meno di 25 anni, anche qui siamo a 190 per cento, e le persone 954, anche qui ne abbiamo fatte molto di più, quindi evidentemente da un lato anche queste misure, diciamo, non sui target principali, perché ovviamente come sapete i target principali su cui abbiamo lavorato sono ovviamente i disoccupati, i lavoratori, i liberi professionisti, gli imprenditori, i soliti svantaggiati, ma poi diciamo anche gli altri ulteriori target, ovviamente altrettanto importanti, quali le donne, i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi. Come vedete, poi abbiamo raggiunto numeri anche superiori a quello che effettivamente era previsto, a quello che ci saremmo aspettati. Allora, parliamo un po' di quello che stiamo facendo. Credo che questo percorso sia noto perché, insomma, abbiamo attivato i tavoli a partenariato e lavorato sul partenariato che, come sapete, la Giunta regionale ha voluto unitario per l'FSE Plus, il FESL e la cooperazione territoriale sostanzialmente da 2 anni. Il primo incontro l'abbiamo fatto il 3 febbraio 2020 e quindi un percorso lunghissimo. Adesso siamo in questi giorni, la Giunta regionale ha approvato e ha trasmesso al Consiglio regionale in seconda, diciamo, lettura, in seconda versione, le proposte dei programmi. Stiamo discutendo nelle diverse commissioni consigliare, insomma, mi sembra che stia andando molto bene, direi, anche rispetto alla consultazione del partenariato e anche, devo dire, insomma, nella discussione delle varie commissioni. Questo è un po' l'iter. Una volta che il Consiglio regionale adotterà i programmi, ovviamente li trasmetteremo alla commissione e vedete, insomma, qual è la tempistica prevista dai regolamenti. La commissione può fare osservazioni entro 3 mesi e poi la Commissione adotta i PR con propria decisione entro 5 mesi dalla presentazione, ma devo veramente ringraziare tantissimo per la collaborazione che c'è sempre stata, che c'è con la Commissione e in particolare con il dottor Congimo, che è sempre disponibilissimo per tutti, insomma, i dubbi e confronti che il confronto che stiamo avendo in questo periodo, perché ovviamente poi il nostro speech è quello di avere, per quanto possibile, chiaramente un'approvazione in tempi quanto più rapidi possibili, perché in particolare il Fondo Sociale Europeo abbiamo per l'urgenza di poter ripartire con le azioni, perché insomma, ovviamente questo, diciamo, slittamento dell'approvazione 21-27 ha comportato sostanzialmente di essere in questo momento chiaramente con poche risorse, come è giusto che sia effettivamente. E vi parlavo della programmazione condivisa, e questo approccio l'abbiamo avuto ovviamente anche sulla programmazione 21-27, quindi abbiamo visto il tavolo di partenariato, abbiamo fatto gruppi di lavoro su tutti entrambi i programmi, di fatto con tutte le strutture regionali, con tutti gli assessorati. Tutto quello che facciamo lo trovate disponibile sul sito web che vedete. La scritta è in piccolo, ma comunque in modo più veloce per arrivarci, andate insomma sul principale motore di ricerca e scrivete verso il Veneto 2030 e il primo link è il nostro sito in cui trovate tutte le informazioni sempre aggiornate. Questo ovviamente continuerà anche in futuro. Questo è un po' quello che abbiamo fatto, e 90 componenti del tavolo di partenariato.
l'ultima parte del percorso partenariale, altrimenti ci vorrebbero due o tre slide, recensione, insomma. Comunque abbiamo fatto dei tavoli tematici che mi sembra siano stati particolarmente apprezzati. Abbiamo utilizzato dei questionari online per i tavoli, ovviamente poi mail, lettere, eccetera, qualsiasi forma. E poi questa consultazione aperta voluta dal presidente Zaia, che come vedete ha avuto una risposta veramente importante, perché sono arrivati 3.510 questionari dalla cittadinanza, e questo devo dire è un bellissimo segnale, insomma, di fiducia anche verso l'amministrazione. Una volta poi approvato in prima lettura i programmi, l'abbiamo inviato nuovamente al partenariato. Come vedete sono arrivate ulteriori osservazioni, abbiamo poi avuto ufficialmente parere, in particolare del Fondo Sociale, della Commissione regionale per la conciliazione delle pari sociali. La modifica principale che abbiamo fatto riguarda l'inserimento dell'apprendistato professionalizzante tra le azioni ammissibili. Ci sono state poi una serie di osservazioni, diciamo più di tipo diciamo esecutivo, che ovviamente vedremo in fase di attuazione. Come forse anche saprete, fra l'altro i programmi questa volta sono particolarmente sintetici, c'è un template ben definito e quindi comunque non sarebbe nemmeno possibile inserire. Una richiesta che è arrivata ovviamente e che ci vede assolutamente come obiettivo condiviso è quella della semplificazione, e che è ovviamente un interesse degli stakeholder, ma anche della stessa amministrazione. Abbiamo costituito, stiamo costituendo, abbiamo un gruppo tecnico con i diversi interlocutori che poi lavorerà, direi soprattutto appena avremo insomma l'approvazione da parte del Consiglio regionale, nei mesi insomma che ci saranno prima diciamo dell'avvio ufficiale dei bandi, questo lavoro ovviamente sarà intensificato, perché chiaramente abbiamo tutte le intenzioni di fare tutto quello che si può per semplificare tutto quello che ovviamente è semplificabile. E questo è l'approccio che abbiamo adottato, insomma, ormai credo sia stato abbastanza noto. Abbiamo avuto previsto sia azioni in continuità, ovviamente con quello che ha funzionato, ma molte anche azioni in discontinuità. C'è il tema della complementarietà, che ha posto anche la Commissione, chiaramente, in particolare le risorse del PNRR, e quindi questo richiederà anche una certa flessibilità per ovviamente adattarsi anche agli interventi che saranno fatti dal PNRR, che comunque diciamo una governance, come sapete, nazionale. Il tema della multisettorialità, l'innovazione continua e il tema del rafforzamento della capacità amministrativa. Il programma prevede proprio delle risorse specifiche per questo. Questo non soltanto per favorire, tra le altre cose, l'accesso ai programmi delle politiche di coesione della regione, quindi il Fondo Sociale e il FES, ma anche, ad esempio, per contribuire a migliorare l'accesso da parte del territorio ai programmi di gestione diretta da commissioni. Sono comunque moltissime risorse e non sempre si riesce ad accedere, forse quanto si sarebbe insomma auspicabile. Questa è in qualche modo così la carta d'identità del nostro programma. Come sapete, quattro priorità: l'occupazione, l'istruzione e la formazione, l'inclusione sociale, l'occupazione giovanile. Come sapete, il programma ha questa più perché assorbe programmi che non ci sono più nella programmazione 21-27. Ovviamente il principale programma che viene assorbito dal Fondo Sociale è proprio il programma Garanzia Giovani. Come vedete, l'inclusione, questa programmazione prevede una concentrazione tematica del meno del 25%, passiamo dal 20, la precedente, al 25%. In realtà la Giunta regionale ha fatto una scelta molto importante, prevedendo il 28% di queste risorse. Vuol dire che abbiamo un incremento, se andiamo qua, scusa, dopo, vuol dire che abbiamo un incremento sull'inclusione quasi del doppio delle risorse, perché ovviamente aumenta il valore assoluto del programma, passiamo da 764 milioni a 1 miliardo 31, quindi un incremento importante, aumenta la percentuale sull'inclusione, quindi da circa 150 milioni andiamo a 289 milioni, quasi il doppio delle risorse, con una serie di interventi che sono assolutamente nuovi, e con anche, diciamo, un assessorato che lavorerà insieme a noi, perché tutta una serie di interventi sono relativi appunto all'assessorato dei servizi sociali. E poi
ovviamente l'asse principale come quantità di risorse assorbe il 30% è la priorità numero uno sull'occupazione, dove abbiamo previsto anche il raddoppio delle risorse per l'occupazione femminile, il raddoppio in termini percentuali, ma il tre volte in termini assoluti. Quindi anche questa direi una scelta veramente importante e ovviamente diciamo una scelta chiara. L'istruzione e la formazione assorbe il 14% di risorse e l'occupazione giovanile, anche qui largamente superiore al minimo previsto, diciamo, dalla prestazione tematica, il 24% delle risorse. Allora, il programma brevemente, adesso dopo di me darò la parola appunto alla dottoressa Dossereis, poi ci sarà l'intervento con Zimo da parte della Commissione, poi ci sarà il primo, diciamo così, blocco di interventi che riguarda l'accesso all'occupazione delle persone in cerca di lavoro. E qui abbiamo previsto, anche per appunto avere proprio degli approfondimenti tematici, il primo intervento della dottoressa Daniela Oliva, che è il nostro volontario indipendente, poi il dottor Alessandro Agostinetti, che è direttore della, come sapete, della direzione del lavoro, e il dottor Giorgio Sbrissa, che è amministratore delegato di ENEP Veneto, che ci parlerà dell'assegno per il lavoro. Poi il secondo blocco riguarda l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori, quindi lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori, dipendenti, eccetera, dove abbiamo destinato moltissime risorse. Anche qui interverrà la dottoressa Oliva, poi il dottor Massimo Marzano, che come sapete è direttore della direzione formazione e istruzione. Poi ci saranno ben 5 video, perché abbiamo pensato insomma di così dare spazio agli operatori e dovendo fare una scelta tra le tantissime iniziative che sarebbero state da presentare. E poi il terzo blocco, che riguarda un po' quello che abbiamo anche vissuto, quindi i sistemi con i quali abbiamo garantito l'efficacia delle iniziative a sostegno delle persone. E quindi anche qui dottoressa Oliva, poi dottor Massimo Toffanin, che è neo direttore dell'autorità di gestione FSE, e dottor Alberto Grillai, che è delegato dei Salesiani e che ci parlerà, ovviamente, come avete visto nel programma, della formazione a distanza. E poi anche qua ci sarà una testimonianza video. Poi avremo spazio per le vostre eventuali domande. Poi, appunto, il signor Donazza concluderà insomma questa mattinata insieme. Bene, allora grazie, passo la parola a Adelina Dossereis. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per questo invito e vorrei innanzitutto ringraziare l'assessore Elena Donazan e il dottore Romano e ancora l'autorità di gestione, dottore Massimo Toffanin e tutti quanti hanno lavorato per questo evento che è molto importante. Organizzare un evento di questo tipo ancora in modo remoto non è facile e molto, si dice in italiano, frustrante, magari per noi è perché è meglio fare, diciamo, la presenza, non puoi mai essere sostituta per la camera, lo schermo, eccetera. Tutti noi sappiamo questo e poi dobbiamo avere pazienza, ma magari la prossima volta speriamo veramente che possiamo essere in persona e fare altri tipi di scambi, di conversazioni in corridoio che, o il caffè che manca a tutti noi. Andiamo davanti e abbiamo speranza che questa crisi va quasi finita e poi ritorniamo alla normale, diciamo così. Io vorrei dire qualche parole oggi, mi sembra questo incontro è veramente importante perché non è unicamente un'occasione di vedere, come abbiamo visto per la presentazione prima, cosa abbiamo fatto, voi avete fatto in passato, presente e anche poter guardare al futuro, come è stato già un po', diciamo, parlato prima di me. Qualche diciamo, riflessione direi oggi e poi il lavoro sono interessante, io magari non posso rimanere con voi fino alla fine perché c'è altre riunioni, comunque è un periodo molto intenso anche qui
e comunque mi dispiace, ma è così. Dobbiamo vedere le priorità e tutto, in questo momento tutto è priorità, comunque è difficile. Allora, io vorrei dire che questo programma è un programma virtuoso, diciamo così. Primo di tutto parlerei un po' in generale delle questioni a livello europeo e poi un po' dedicato a questa regione, a questo programma. E devo dire che le sfide che abbiamo adesso sono delle sfide ma anche delle opportunità non solo per il Veneto ma per tutta l'Italia e per tutta l'Europa. E abbiamo visto che l'accordo segnalato al vertice sociale di Porto da tutti i leader europei e delle parti sociali e organizzazioni della società civile hanno riconosciuto questa importanza della parte, diciamo, più sociale che bisogna sviluppare e aiutare in tutta l'Europa. In questo accordo si sono fissati due obiettivi al 2030 su aree di intervento proprio del Fondo Sociale, come per esempio investire sulla ripresa dell'occupazione, sulla creazione di posti di lavoro di qualità, sull'apprendimento permanente, sulla riduzione questa volta e anche dell'esclusione sociale e soprattutto promuovendo la pari opportunità per tutti. E una ripresa dell'economia europea sarà solo possibile se si terrà conto del fattore umano, degli aspetti sociali e di una società più equa. Per questo è importante gli interventi proprio dal Fondo Sociale e abbiamo visto in questa crisi della pandemia l'importanza di qualcuna delle azioni che hanno stato finanziate e cofinanziate per questo fondo. E, devo dire anche che quest'anno 2022 non aspettiamo che sarà anche l'anno che è finita questa pandemia, ma anche per dare un po' di rilancio e di coraggio a tutta l'Europa, la Commissione, la nostra Presidente ha deciso che quest'anno il ruolo del giovane nel plasmare del futuro dell'Unione era veramente bisognerebbe mettere in evidenza, è per questo che il 2022 è stato declarato l'anno europeo dei giovani. Questo è abbiamo de azione e d'attenzione un po' più importante al giovane quest'anno. Perché costruire un'Europa più inclusiva e più sociale e per il nostro giovane in futuro è anche la finalità dell'obiettivo strategico 4, su cui si fonda la programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus per questo ciclo di programmazione 21-27, che infatti sarà 22, perché 21 non è stato possibile cominciare, come sapete questa crisi ha messo, diciamo, tutto un po' in ritardo e che è stato diciamo messo in campo il fondo di ripresa e resilienza che era un po' più urgente, diciamo così, che una programmazione a un po' più a lungo termine. Comunque questo è, diciamo, il ciclo che si chiama sempre 21-27, ma che infatti comincerà in quest'anno 2022. E abbiamo un budget totale di 99,3 miliardi di euro e le risorse del Fondo Sociale Plus saranno dedicate al finanziamento di misure a sostegno dell'occupazione, delle competenze, dei più vulnerabili, dell'infanzia, della promozione dell'innovazione sociale, che è ancora un aspetto importante, e non ad ultimo, ma a fornire agli indigenti cibo e o un'assistenza materiale. Comunque c'è ancora molto da fare perché abbiamo visto questa pandemia ha accentuato, incrementato qualche di queste debolezze delle persone che veramente sono più svantaggiate e la povertà ha aumentato. Diciamo che il tema, si possiamo parlare di tema cruciale, ma per il prossimo futuro, che è già presente,
è sicuramente lo sviluppo delle competenze, perché è stata presentata in 2020 la nuova agenda per le competenze per l'Europa sulla competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, che si realizza uno, per la quale si realizza uno degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali e è collegata alle altre iniziative strategiche come il Green Deal europeo e la nuova strategia digitale. Questo è l'obiettivo di creare veramente uno spazio europeo dell'istruzione entro 2025. Tutte queste cose sono, diciamo, collegate. Si posso dare una prospettiva poi più italiana, questa idea di sviluppare le competenze, perché sono se veramente un strumento utilissimo per dare alla persona che cerca un lavoro un'opportunità di fare una formazione che permetterà di trovare un lavoro. E con questa sfida europea a livello di strategie digitali e dell'ambiente per il Green Deal, queste sono le competenze che devono essere sviluppate e per le persone che stanno già in lavoro o che cercano un lavoro. È uno, diciamo, una delle aree che sono importanti per il mercato del lavoro. E questo tema delle competenze, venendo un po' al contesto italiano, vorrei sottolineare, voi sapete meglio che io, che l'Italia ha implementato un fondo Nuove Competenze che è stato istituito presso l'Agenzia e in attuazione dell'articolo 88 del cosiddetto decreto rilancio. E questo fondo interviene a sostegno delle imprese nel processo di adeguamento all'attuale crisi pandemica, stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. Questo è un modo di fare un po' di più per questo incremento delle competenze del lavoratore. Venendo anche al tema dell'occupazione, ho già detto che la pandemia di Covid ha veramente avuto un impatto molto profondo e di vasta portata in tutta la società, tutti i settori economici, e questo è, diciamo, un elemento che ha un po' cambiato qualche riflessione, qualche attuazione in terreno che dobbiamo anche prendere in considerazione per la prossima programmazione. È importante coinvolgere tutte le risorse necessarie per sviluppare questo aspetto dell'occupazione e anche della povertà, perché veramente non è unicamente l'Italia, se è tutta l'Europa, e questo veramente anche abbiamo visto che la povertà per l'infanzia ha aumentato. E non è unicamente l'obiettivo del Fondo Sociale di trovare un lavoro, di dare questa possibilità di formazione, ma anche di investire sulla qualità del lavoro, i posti di lavoro di qualità. C'è diciamo una sfida, perché se vogliamo affrontare con successo la transizione verde digitale dobbiamo guardare anche a questa qualità di lavoro e dei posti di lavoro. E poi abbiamo visto che il Fondo Sociale Plus ha obiettivi molto molto specifici, e vorrei evidenziare diciamo qualche aspetto più, dare qualche esempio di questi obiettivi specifici. Abbiamo in particolare nell'area dell'occupazione l'obiettivo specifico A, che si prefigge di migliorare l'accesso all'occupazione, le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare giovani, e in particolare attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, per i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati sul mercato del lavoro, anche per le persone inattive, perché possiamo anche fare la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.
Qualche esempio, possiamo dire che la formazione per i giovani disoccupati o inattivi, gli apprendistati di tirocini retributivi, il sostegno al lavoro autonomo, come diceva, l'imprenditorialità e alla creazione di imprese. È importante avere anche un sistema di mappatura di qualche allarme, diciamo così, per identificare i disoccupati, gli inattivi, i giovani che sono veramente a rischio di diventare disoccupati o inattivi. Perché quando arrivano questo tipo di persone, quando arrivano a questo momento, non hanno coraggio di cercare qualche volta aiuto. Comunque questa mappatura, diciamo così, poi fare in modo che i servizi sono più attenti a questo tipo di segnale e possono prendere queste persone più avanti e diventare un po' più complicato, diciamo così. E poi un altro ambito di interesse per il Fondo Social Plus è l'inclusione sociale, come abbiamo visto, e mi fa piacere di vedere l'informazione prima. È importante per il Veneto, il budget è aumentato perché voi avete riconosciuto anche l'importanza di questo aspetto di inclusione sociale. E anche osserviamo che a livello europeo le condizioni economiche dei soggetti più vulnerabili non sono veramente migliorate, come dicevo, questa crisi è ancora peggio e abbiamo ancora diciamo, le carenze nella capacità da avvicinare al mercato del lavoro di queste persone, come ho detto prima, perché sono in situazioni di estremo disagio sociale e economico. Comunque questa lotta alla povertà, a questo disagio è importante anche se prendiamo in conto l'attualità, vediamo che ha ancora un altro tipo di povertà, che c'è la povertà energetica, diciamo così, questo dà già un altro dibattito, cosa possiamo fare per questo, è più complesso, diciamo, vediamo il governo. Tutti i dirigenti pensano e parlano di questo, povertà energetica, dell'inflazione, eccetera. Vediamo cosa possiamo fare di più. Guardiamo al nostro fondo sociale e vediamo che già qui possiamo fare molte cose. Va bene, c'è anche l'accesso ai servizi è qualcosa di veramente importante da sviluppare, perché dei servizi sociali, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'assistenza all'infanzia, compresi i servizi di base come l'accesso all'acqua potabile, ai servizi igienici, rimane veramente un settore vediamo che ha molte diseguaglianze. Questo è qualcosa che dobbiamo anche prendere in conto per le azioni che possiamo fare con il Fondo Sociale. E poi vediamo che in tutta l'Europa, anche l'Italia, la distribuzione geografica della povertà non è la stessa. Comunque dobbiamo guardare anche la situazione di ogni territorio per fare le azioni giuste, diciamo così. E abbiamo visto anche, soprattutto con qualche valutazione, che il Fondo Sociale ha qualche volta di difficoltà a raggiungere le persone che vivono nelle zone rurali, per esempio, a causa della lontananza, della mancanza di servizi. Questo è anche, come diceva prima Romano, è importante fare questa complementarità con altri fondi, anche se il fondo agricolo non fa più parte, diciamo, della programmazione insieme. È importante che se ne parlano a livello regionale per trovare, diciamo, le risposte a queste problematiche delle zone rurali e questa complementarità tra il fondo per raggiungere queste persone in queste regioni. Adesso io mi concentrerei sulla regione un po' più in particolare, perché siamo in Veneto, anche se io sono a Bruxelles, sono in Veneto con voi. È importante dire qualche parola sulle vostre regioni, il vostro programma.
Io sono fiduciosa, diciamo, e molto ottimista che la Regione Veneto è sicuramente capace di poter rispondere a queste sfide, grazie anche all'esperienza e alla competenza acquisite di tutti questi anni di attuazione, e anche perché c'è un meccanismo amministrativo che ha dato sempre buona prova, diciamo così, di essere capaci di gestire questi fondi. E non dimentichiamo, come diceva prima, che questo futuro programma c'è un'augmentazione di 200 milioni in più, se possiamo comparare con l'attuale programmazione 14-20. E mi fa piacere anche che nella bozza di programma il passaggio che riprende il tema prima toccarti, sottolineando che le politiche regionali di coesione 21-27, finanziate dal Fondo Social Plus, saranno indirizzate a favore di tutte le persone, anche le più fragili, per la loro occupabilità, per cogliere le sfide derivanti della trasformazione in atto e per la partecipazione alla vita sociale, l'autonomia e la specificità di ciascuno al fine di migliorare le condizioni di vita, in particolare di donne, giovani e persone non autosufficienti. Questa è una parte di un programma che mi sembra molto importante, è in linea con la priorità del Fondo Sociale, la questione anche che è prevista in programma dell'occupazione femminile. Perché il divario di genere è una realtà molto difficile in tutta l'Italia e diciamo che è ancora una delle raccomandazioni del paese indirizzata all'Italia, perché dobbiamo fare veramente qualcosa dell'accesso per le donne, l'accesso al mercato del lavoro deve essere un sforzo ancora da continuare. E poi devo dire che, come già detto prima, che tutte le risorse che sono a disposizione, ancora qualche che dobbiamo finalizzare, 14-20, incluso React-EU e le fondi a disposizione della programmazione 21-27, e, come diceva anche prima, il Fondo per la Ripresa e Resilienza, rappresentano veramente un'opportunità storica per l'Europa e per l'Italia. Quindi avrà bisogno di essere ambiziosi, ma allo stesso tempo assicurare che gli interventi finanziati, tutti questi fondi europei e nazionali, anche perché l'Italia c'è anche altri paesi, possibilità dei fondi nazionali che fanno delle bellissime cose. Comunque, tutto questa. Insieme di opportunità importante che ha avere un coordinamento, una complementarità sistematica, diciamo così, per evitare, non unicamente evitare la sovrapposizione, ma anche approfittare di tutte le sinergie che questi fondi possono dare a tutte le regioni, soprattutto per quanto riguarda il fondo sociale e le politiche anche in generale alle persone, perché possiamo dire transizione digitale, tutte quante le macchine, le robot, non so come si dice in italiano, ma se non c'è una persona, niente funziona. Comunque le persone sono ancora in questo periodo molto molto importante e, come dicevo, tutti i divari tra le generazioni, le giovani, le persone che cercano lavoro con una certa età, che non hanno questa opportunità, le diseguaglianze a livello dei servizi, di istruzione, sono veramente delle sfide e dei cantieri che dobbiamo veramente affrontare in questo periodo con tutti questi strumenti a disposizione. È veramente storico e non possiamo mancare questo incontro con il destino e con la storia, perché è veramente importante. E per terminare mi dico sempre, noi siamo qui, Vito è qui, la mia squadra, siamo qui per aiutare a fare in modo che il vostro programma 21-27 sarà ancora meglio che questo che va a terminare 14-20. Grazie mille e buon lavoro.
Grazie Adelina, grazie. Complimenti non solo per l'italiano che ormai è perfetto, ma anche da parte dell'assessore Donazzano e anche per il messaggio che ci ha voluto dare. Nuove sfide no, e non possiamo mancare credo che sia veramente assolutamente condivisibile anche da parte di tutti noi. Allora adesso cedo la parola al dottor Vito Congimu che anche se un po' così di salute è, ma insomma ci tenevamo e riesce a fare un intervento. Grazie Vito. Ciao, mi sentite? Sì, Sì. sì. Tanto un saluto, sì, come diceva il dottor Romano, dalla voce si può sentire, non sono in bellissima forma, confermo che comunque siamo ancora in fase, vuol dire, emergenziale, visto che anch'io sono stato contagiato dal Covid, quindi da un po' di tempo sono qui in quarantena. Ma comunque capace di poter essere qui, anzi volevo essere qui presente e dare appunto testimonianza dell'interesse e dell'importanza che riveste la Regione Veneto il programma per noi, per la Commissione. Gran parte del messaggio appunto che volevo rivolgervi è anticipato naturalmente ai contenuti della Capunità. Da parte mia, come dire, uno sguardo per quanto riguarda i processi futuri, ovvero la costruzione del nuovo programma, quindi le tappe previste. Come anticipato dal dottor Romano, ci sarà quindi una negoziazione che si avvierà in tempi formali dalla presentazione del programma, anche se sapete che penso che sappiate che è stato presentato ufficialmente l'accordo di partenariato. E quindi dalla presentazione dell'accordo di partenariato scattano 3 mesi per la presentazione anche dei programmi regionali. Quindi anche il Veneto, entro questo lasso di tempo, dovrebbe presentare il proprio programma. Questo significa che la discussione a livello politico, quindi nei diversi passaggi istituzionali previsti la Regione Veneto deve essere appunto celere e così come anche il confronto negoziale con noi, con la Commissione che è stato già avviato, abbiamo avuto già modo di discutere i contenuti della delibera approvata a dicembre del programma 21-27. Con alcune indicazioni e nei giorni successivi sicuramente ci rivedremo per affinare alcune parti. Ringrazio anche io la disponibilità naturalmente del dottor Romano, della nuova autorità di gestione Toffanin, della presenza sempre dire, sul pezzo, sempre con grande competenza dell'assessore Donazan. E di tutti i collaboratori, il dottor Presidente Marzano, a cui invio un saluto. Questo è sicuramente un brevissimo messaggio e seguirò, come dire, in modalità un po' passiva l'incontro. Comunque, se ci sarà qualche richiesta, potrò rispondere anche via chat. Bene, grazie Vito, grazie di Grazie a tutto, voi. ovviamente in bocca al lupo e a presto veramente. Allora, adesso passiamo insomma, alle varie sessioni. E la prima appunto riguarda l'accesso, favorire l'accesso all'occupazione. Il primo intervento è dell'autoressa Daniela Oliva e dopo io cedo qua, dottora Cosinetti, la conduzione di questa parte. Intanto partiamo, grazie. Grazie. Allora, cerchiamo di condividere queste diapositive. Allora, il nostro lavoro di valutazione è iniziato qualche anno fa, nel 2018. E in questi anni abbiamo avuto modo di studiare bene, insomma, come la Regione Veneto ha attivato, diciamo, ha implementato e ha utilizzato le risorse del Fondo Sociale Europeo.
E abbiamo cercato di approfondire anche diciamo, alcune tematiche di particolare interesse per la regione e per il fondo sociale, per il programma, ma proprio per il territorio regionale. Allora, il programma di questa mattina, di questa parte della mattinata, rappresenta in buona parte, diciamo, evidenzia in buona parte il lavoro che abbiamo fatto di valutazione. Questo mi fa molto piacere perché avere l'opportunità di esporre il punto di vista della valutazione che, ricordo, è realizzata dall'Istituto per la Ricerca Sociale che rappresento come capofila di un raggruppamento temporaneo di impresa di cui fanno parte anche Greta e PTS Plus. Prima di entrare nel merito vorrei esprimere un apprezzamento non formale per come la Regione Veneto ha dialogato con noi, col valutatore indipendente, in questi anni. Non capita sempre, anzi devo dire capita poco spesso, raramente, che un committente capisca esattamente il significato della valutazione, in particolare della valutazione indipendente che spesso appunto si fa per obblighi istituzionali. Perché la valutazione funziona se, come dire, appunto, non è condizionata e non condiziona le scelte dell'amministrazione, ma diventa un dialogo per apprendere reciprocamente che cosa sta succedendo e se ci sono dei modi migliori per andare avanti, dei modi più efficaci, avendo come punto di vista prioritario quello del destinatario finale, perché su questi programmi coinvolgono una molteplicità di attori molto elevata, però e questo è il nostro punto, comincio subito, come dire, con esplicitare il nostro punto di vista, c'è un punto di vista che riteniamo prioritario ed è quello del destinatario finale. Le risorse che sono messe in campo non solo dal punto di vista finanziario, ma proprio dal punto di vista umano e organizzativo sono tante, quindi è importante che si abbia ben chiaro a vantaggio di chi devono andare. Allora, dopo questa breve introduzione, noi abbiamo fatto vari approfondimenti che oggi in questi tre blocchi tematici citeremo. Non è possibile ovviamente entrare nel merito dei singoli risultati, ma sono tutti prodotti che sono tutti rapporti che sono a disposizione pubblica. E quindi diciamo non entriamo nel merito, ma ci limiteremo a evidenziare quali che sono un po' i tratti distintivi di questo modello che la Regione insomma ha portato avanti trasversalmente nell'attuazione dei singoli, di tutti i singoli assi del programma. E mi limiterò a evidenziare quelli che insomma sono un po' i tratti salienti a nostro avviso di questo modello e quali sono le possibili direzioni di miglioramento che abbiamo suggerito in corso d'opera e che pensiamo debbano essere, come dire, un tratto fondante anche della prossima programmazione. Il dottor Romano ne ha già anticipati alcuni, cioè li riconosciamo, e sarà un'occasione anche adesso di entrare nel merito. Allora, su questo tema del lavoro, che come avete visto adesso e anche la prossima programmazione è la parte, diciamo, di politica prende più risorse. Allora, qual è un po' quali valutazioni abbiamo fatto? Richiamo due principali rapporti, uno sulla valutazione delle politiche di contenimento della disoccupazione e di prevenzione dell'esclusione sociale che è stato fatto nel 2019, e uno un po' più recente sul sistema di presa in carico delle persone senza lavoro. Quindi, diciamo così, strumenti e procedure. Dico fin da subito che insomma la Regione ha sempre posto moltissima attenzione, correttamente a mio avviso, su quella che è un po' l'infrastruttura del programma, perché se non hai un'infrastruttura poi insomma è piuttosto difficile portare avanti le situazioni. Allora, che cos'è che, diciamo, quali sono i tratti più interessanti che noi abbiamo colto da questi lavori? Ecco, ad esempio, nel rapporto sulla politica, sugli strumenti di politica attiva del lavoro, che abbiamo analizzato tutti i dispositivi, numerosi dispositivi di politica attiva del lavoro che sono stati messi in campo dalla Regione,
abbiamo, come dire, evidenziato quelli che a nostro avviso sono un po' gli elementi di maggiore successo, ma di maggiore successo e di maggiore interesse. Ad esempio il tema della personalizzazione degli strumenti, cioè una delle domande valutative era, ma non è che abbiamo troppi strumenti, troppi dispositivi anche un po' di ridondanti che un po' si sovrappongono, possiamo semplificare nella logica appunto della semplificazione? La nostra risposta è stata meglio di no, nel senso che in realtà è vero che tanti dispositivi, cioè vari dispositivi possono avere alcune aree di sovrapposizione, però in realtà abbiamo visto che ognuno di questi ha un suo target, diciamo così, privilegiato. È indirizzato in particolare ad alcune persone che hanno un determinato profilo, e quindi questo tema della personalizzazione, come dire, prevale rispetto a elementi a volte un po', diciamo, di ridondanza. E un altro elemento interessante del modello messo a punto, secondo noi, è quello del tempo, cioè la velocità di attivazione, la continuità di erogazione e il fatto che appunto ci sia sempre la possibilità di poter utilizzare il sistema. L'altro elemento è quello della semplicità. Devo dire che velocità, continuità e semplicità vanno abbastanza, come dire, insieme. Semplicità del sistema, che non è solo meno burocrazia, quindi semplificazione amministrativa, ma è anche, su questo richiamo l'attenzione, diciamo semplicità per le persone che hanno, come dire, più svantaggiate, quindi che hanno meno la possibilità, come dire, di accedere con facilità a sistemi che comunque hanno una loro complessità. In questo lavoro, come dire, il dispositivo che è emerso come più, diciamo, rispondente a questi requisiti e che più aveva appunto questi fattori è stato l'assegno per il lavoro, rispetto al quale appunto abbiamo formulato dei giudizi molto positivi, con alcuni suggerimenti nella logica che diventasse uno dispositivo sempre più, diciamo, esteso, quindi diciamo con un carattere più universalistico, ovviamente adeguato e finalizzato ad un'eventuale natura universalistica, con il suggerimento appunto di arricchire il mix di strumenti che già prevedeva, ad esempio prevedendo anche la possibilità di fare esperienze in ambiente e come dire, adeguando il sistema di governance per renderlo più coerente, sempre più coerente con i bisogni di utenti e di imprese. Quindi diciamo un giudizio positivo sul modello, in particolare sul dispositivo, ma anche appunto il senso che alcune cose che a volte possono apparire diciamo un tratto di inefficienza o di eccessiva burocrazia, tipo appunto la presenza di più dispositivi che su certe aree si possono sovrapporre, in realtà risponde al tema all'esigenza di una quanto più possibile personalizzazione. Questo dal punto di vista di quelle che abbiamo chiamato un po' così gli strumenti. Dal punto di vista procedurale, richiamo questo ultimo lavoro, che approfondimento che abbiamo fatto sul sistema di presa in carico delle persone senza lavoro, perché anche qui sono emersi dei tratti di questo modello piuttosto interessanti. Devo dire che intanto che stavamo studiando la Regione Veneto, che spesso, come dire, abbiamo incontrato spesso questo meccanismo, che intanto che pensano, ci affidano un approfondimento, cominciano anche a lavorarci sopra parallelamente, il che va benissimo. E quindi diciamo alcune delle evidenze che abbiamo tratto in realtà erano già, come dire, in via di modifica, e appunto questi elementi riguardano il fatto che sempre più c'è un sistema di presa in carico che prevede una collaborazione fra tutti gli attori in campo, quindi con i beneficiari ma anche col sistema delle imprese. Un'attenzione che non smettiamo mai, come dire, di sottolineare e di promuovere ulteriormente, di riconoscimento sul fatto che
Esistono i mercati del lavoro locali ed esistono dei fabbisogni di competenze che sono molto anche territorializzati, e quindi un'attenzione proprio a queste differenze del territorio. La regione ce l'ha, noi come dire promuoviamo una sempre maggiore attenzione in questo senso. Interessante il tema appunto della riorganizzazione, con anche l'inserimento di figure professionali nuove, l'account manager, il case manager, che guardano anche al tema domande offerta in forma, come dire, parallela, no? E il rafforzamento delle politiche di orientamento e un impegno, come dire, a studiare sistemi di profilazione che non siano solo per categorie rigide, ma anche per intensità di cura, insomma, e suggeriamo noi anche studiare un po' una profilazione che abbia più a che fare col tema del gap di competenza, ecco, cioè di non ragionare solo per categorie giovani, donne, anziani e quant'altro. E il tema del superamento delle logiche temporali che, come dicevamo, anche nel caso della segno per il lavoro avevamo visto con grande attenzione. Ecco, questi sono in qualche modo, e qui mi fermo, i tratti del modello che abbiamo valutato, abbiamo visto, in alcuni casi abbiamo, come dire, suggerito di estenderli ulteriormente, di stressarli ulteriormente con dovute, come dire, con tutte le dovute finalizzazioni. Lascerei la parola al dottor Agostinetti. Grazie alla dottoressa Oliva, anche perché, come al solito, il contributo che ci dà è sempre di grandissima, diciamo, di grandissimo spessore, e ci aiuta ancor più a focalizzare le problematiche. E in questa parte della sessione adesso vi dico alcune cose, vi do alcuni numeri, in realtà, proprio sull'assegno per il lavoro, perché pensavamo che a fine del nostro percorso quello che possiamo fare è presentare qualche numero di una misura che è partita un po' in sordina, ma poi alla fine si è rivelata essere un po', secondo me, una sintesi importante di quella che può essere una politica attiva del lavoro, e come diceva la dottoressa Oliva, che ha toccato bene sia aspetti, diciamo così, di contenuti delle politiche, ma anche aspetti poi di sistema, che sono sempre stata la nostra grande attenzione, perché è vero, possiamo avere delle politiche, ma poi se non riusciamo a raggiungere le persone e a mettere il sistema in condizione di erogare con efficacia queste politiche, rischiamo poi di non riuscire a utilizzare bene le risorse. Ecco, sì. Allora, solo qualche numero. La misura è complessa, cercherò di semplificare molto la presentazione, perché non voglio poi rubare tempo anche al dottor Sbrissa, che poi ci darà il punto di vista di un soggetto attuatore importante, e anche del punto di vista proprio degli utenti finali che hanno ricevuto appunto l'assegno per il lavoro. Sostanzialmente si trattava di una misura a domanda individuale, sostanzialmente, quindi basata sulla sua domanda e non sull'offerta, che intercettava sia lavoratori più vicini al mercato del lavoro che dalla profilazione venivano collocati nella cosiddetta fascia A, e quindi, diciamo, si trattava dell'intervento sulla occupabilità, ma poi anche in realtà un intervento per le persone un po' più lontane dal mercato del lavoro, più svantaggiate, che andavano a finire nella profilazione in altre fasce. Quindi sostanzialmente intanto un intervento, e già questo ha rappresentato una sua complessità, multiasse. E quindi, ecco, sostanzialmente, che tipo di servizi e che tipo di investimento è stato fatto? Abbiamo iniziato a ragionare sulla misura a metà programmazione più o meno nel 2017, abbiamo implementato lo strumento a fine 2017 e lo stiamo portando avanti fino ad oggi, adesso in questo momento, con le risorse ad integrazione, appunto, a completamento del programma del Fondo di Sviluppo e Coesione. Un investimento, uno stanziamento complessivo sul Fondo Sociale Europeo di 52 milioni e poi quasi una trentina di milioni sul Fondo di Sviluppo e Coesione. Quindi, come vedete, anche numeri abbastanza importanti. Ovviamente i servizi di presa in carico, di informazione, orientamento e counseling, poi la possibilità di fare un percorso formativo
per tutti coloro che ne avessero bisogno e necessità all'interno del programma e ovviamente poi l'accompagnamento al lavoro. Vedete tre valori che sono diversi appunto a seconda del tipo di profilazione dell'utente. Qui un punto d'attenzione, perché in realtà quelli sono valori massimi, perché è una misura remunerata anche a risultato per quanto riguarda l'accompagnamento al lavoro. Quindi diciamo una parte a processo che via via cresce di valore a seconda della distanza dal mercato del lavoro e poi una parte a risultato. Qui secondo me appunto in questa infografica, che è sempre stata disponibile sui nostri siti istituzionali e aggiornata periodicamente, e qui abbiamo i dati di qualche mese fa, insomma siamo, ripeto, alla fine del percorso. Vorrei percorrere con voi velocemente solo i numeri più significativi. Al di là che sono stati rilasciati quasi 70.000 assegni, quelli attivati sono 60.000. Cosa vuol dire attivato? Vuol dire che la persona che ha ricevuto l'assegno per il lavoro entro 30 giorni si è presentata poi nell'ente di scelta libera. Ripeto, questa è una misura di domanda individuale, quindi poi c'è anche stata la libertà di scelta di dove andare a spendere l'assegno, ne sono stati attivati 60.000. Di questi 53.000 sono stati portati a compimento e come risultato proprio macro da dare quasi 46.000 contratti di lavoro, di cui il 38% superiori ai 6 mesi. Ci tengo a precisare questa cosa, perché sono solo questi che danno diritto poi anche alla remunerazione al risultato. Il 36% degli utenti era percettori ammortizzatori sociali, quindi sostanzialmente l'indennità di disoccupazione. Segnalo, questo fenomeno l'abbiamo già riscontrato nella garanzia giovani, ma qui si riconferma la capacità del sistema, dei centri per l'impiego, di prendere in carico velocemente le persone, perché il tempo medio di rilascio non è superiore ai 10 giorni. Segnalo anche un dato interessante, che il 55% degli utenti sono donne. La fascia che ha più partecipato a questa misura, che era riservata agli ultra trentenni perché andava in complementarietà con la garanzia giovani, però in realtà è stata la fascia dai 40 ai 49 anni per il 36%, ma comunque la distribuzione fra le fasce di età è abbastanza equilibrata. E anche volevo far vedere che per fascia B e fascia C, quindi assi inclusione sociale, comunque sono la maggioranza dei nostri utenti, il 61%. E anche volevo far notare che il 75% ha un'anzianità di disoccupazione oltre i 6 mesi. Quindi stiamo comunque parlando di una misura che ha intercettato una popolazione di lavoratori disoccupati non fra i più vicini al mercato lavoro, in realtà, alla fine. Quindi più una misura legata alle situazioni con una presenza di una quota di svantaggio leggermente maggiore rispetto a una politica attiva come quelle che citava la dottoressa Olivo, che comunque diceva esistevano, si diceva si sovrappongono, in realtà non si sovrappongono, perché andiamo a intercettare popolazioni con bisogni diversi. Ultimissima cosa, la distribuzione territoriale. La provincia che ha più assegni è la provincia di Padova, subito dopo Verona, e più o meno a pari merito ci sono Treviso e Vicenza, poi seguono le altre. Ecco, questo per dire un po' una sintesi di numeri, secondo me, importanti che hanno accompagnato, appunto, che ci hanno accompagnato in questi anni. A questo punto io darei la parola al dottor Giorgio Sbrissa, che è appunto amministratore delegato di ANP Veneto, perché dopo la mia presentazione, diciamo, tra virgolette, istituzionale, vogliamo sentire la voce sua e poi anche di una protagonista dell'assegno per il lavoro, perché questo ci può, come dire, aiutare a calare ancora di più nel concreto queste nostre attività, insomma, che partono da un pensiero, da un'idea di programmazione, ma poi in realtà vanno nella vita delle persone a generare delle novità, delle cose importanti. Grazie. Alessandro, grazie mille. Spero che si senta. Si sente tutto bene, grazie.
Bene. Allora, io inizierei prima di qualunque discorso con un filmato. So che la regia era pronta e quindi partirei. Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock it two steps, shake them bones. Grazie a tutti, sono Giorgio Sbrissa, sono l'amministratore delegato di ENP Veneto. ENP Veneto è un'impresa sociale, è un'organizzazione a movente ideale e in questo caso, in particolare rispetto all'assegno per il lavoro, è un soggetto attuatore. Ho pensato di partire con questo filmato per darvi un senso del perché soggetti come ENP partecipano a questa attività. Partecipano per un motivo molto semplice, noi riteniamo fondamentale nei nostri interventi cercare o immaginare, come l'avete visto, About Dreams, una società, nel nostro caso la società, quella del Veneto, sempre più bella, sempre più competitiva e con molta attenzione a tutti gli aspetti della coesione e dell'inclusione sociale. Io adesso vi presenterò alcune slide e chiedo alla regia se si può iniziare. Queste slide hanno una coerenza anche rispetto anche al film, al video che avete appena visto. C'è sempre un mondo migliore. Ho cercato di darvi un'analisi del nostro intervento rispetto all'assegno, un intervento che, ripeto, è un intervento che poi trovo per noi molto coerente rispetto agli indirizzi strategici della regione e mi ritrovo tantissimo anche nelle parole di Daniela Oliva. È un percorso che è coerente e che va riletto su due aspetti. Noi andiamo a misurare e vedrete adesso alcuni dati. Questi dati intervengono in un fattore, in un momento particolare del nostro paese, in un momento particolare di tutto il mondo che è il momento pandemico. Vanno a misurare un dato che è 2017-2021. Non vorrei che avessimo la memoria del topolino. Adesso il nostro paese sta correndo, abbiamo vissuto periodi fortissimi di disoccupazione, di ricomposizione di tutti i processi produttivi e di grandi fragilità. E quindi inquadro l'assegno per il lavoro come strumento, gli strumenti e come misura, soprattutto anche come un'azione di forte contrasto alle singole individualità, alle singole fragilità. E per questo ho deciso di rappresentarvi questi dati che sembrano anche leggeri, sono in linea poi, ho visto in parte almeno sicuramente con quelli della regione. Il primo dato come nostro intervento di ENEP in questo periodo ci dice che noi abbiamo erogato l'assegno per circa 4.000 persone, con un'età media di 46.8. Sicuramente, e qui il dato è coerente, 55% femmine e 45% maschi. Il primo dato che emerge sembra una cosa molto piccola, con un differenziale di età di circa poco meno di un anno. Non è poca cosa questa, tenendo conto che la misura è rivolta a chi ha più di 30 anni e siamo anche in un range, che dopo vedremo, di misura che ci porta soprattutto in un tetto che sta a 55-60 anni. Vi ricordo che poi nel nostro paese è anche intervenuto quota 100 che ha ricomposto anche il mercato del lavoro e dei disoccupati.
Nella seconda slide che ho deciso di rappresentarvi, volevo farvi vedere un'altra cosa. Nella classificazione, nella targetizzazione che è stata fatta per classi di età, noi abbiamo i 30-39 anni, 40-49 e over 50. Allora, nella nostra esperienza cos'è che abbiamo evidenziato? Non esiste una sostanziale differenza in 30-39 maschi e femmine. Esiste una differenza sicuramente marcata nel range 40-49, dove questi sono i ricollocati in percentuale per classi di età dell'assegno erogato di ENEIP, ripeto, ricollocati al lavoro per classi di età nella popolazione ENEIP assegno per il lavoro. Allora vedete che la differenza molto marcata in questa classe 40-49. Nella classe over 50 cosa succede? Se prima le donne erano superiori agli uomini, nella classe over 50 le donne sono inferiori. Ecco, quando dicevo che mi ritrovavo in parte anche con le osservazioni precedenti, assistiamo ancora una volta, e questo è un input forte che ci arriva anche per la prossima programmazione, a una presa di sconforto. Sicuramente sappiamo che il dato delle donne nel paese è sicuramente un dato che vede più donne disoccupate degli uomini. Sicuramente questo dato non lo riscontriamo più negli over 50, ancorché ricollocate, è il primo dato che ci viene a pensare, e oltre una certa età le donne nel nostro paese non cercano più il lavoro, ed è un dato che poi riscontriamo anche su alcune analisi di Veneto Lavoro, ovviamente, e su questo dovremo lavorarci moltissimo. Ulteriore slide, che è quella che segue. Questi sono i dati di intervento per ambiti formativi. Sicuramente erano poi già delineati all'interno dell'intervento. Vi invito a rileggere quello che è successo con occhi anche diversi rispetto alla pandemia e vado in conclusione. Sicuramente abbiamo vissuto grandissima disoccupazione. No, la slide prima, ecco. Abbiamo vissuto il periodo pandemico, disoccupazione altissima, molte imprese chiuse. Ma sul mercato del lavoro cosa sta succedendo? La lettura nel nostro Veneto che noi dobbiamo dare è collegata a sicuramente prossimità che cambia e rapporto-relazione nel lavoro con gli altri che cambia. Ve la dico diversamente, come esempio, i lavori che hanno subito maggiore instabilità sono molti lavori che richiedevano la presenza fisica con altri, al netto degli operatori naturalmente nell'ambito della sanità, che erano sempre presenti e dovevano essere fisicamente. Ulteriore fattore che sta succedendo è che i lavori che erano più distanti dalle persone erano lavori che si potevano anche tradurre in lavoro da casa, in smart working. E anche questa è una rilettura, quindi rileggete amministrazione, marketing, sicurezza, come questa tipologia anche di lavoro. E diversamente ristorazione, rispetto anche a quello che è successo, una ricomposizione in questo ambito del mercato del lavoro che ci darà da pensare rispetto alle nuove azioni che andremo a intraprendere. Che ripeto, l'assegno per il lavoro, se inquadrato nel periodo Covid, è stato un strumento estremamente positivo, di grande impatto e di coesione. Ultimo punto, che è quello che poi veniva anche rappresentato dal dottor Agostinetti, e anche nelle nostre analisi, noi abbiamo circa 20 centri di formazione in Veneto, 18. Questi sono le sedi di ENEIP che sono intervenute nell'assegno per il lavoro che hanno incontrato più utenti. Mi interessava rappresentarvela sotto questo aspetto. Guardate cosa succede. Non sono necessariamente i capoluoghi di provincia. Non vi è stata una suddivisione territoriale nella nostra regione che ha fatto prevalere nord, sud, est, ovest. È stato un dato, cioè la rappresentazione che abbiamo è di un assegno che è intervenuto in maniera diffusa su tutto il territorio. Ripeto, e anche questo è importante, faremo le valutazioni e non sicuramente nei capoluoghi di provincia o esclusivamente con una maggiore densità abitativa.
Vorrei concludere con una piccola cosa. Abbiamo avuto prima l'intervento di Adelina. Buongiorno a tutti, mi chiamo Anna Maria Gabrielli. Prego, prego, con la regia. Buongiorno a tutti, mi chiamo Anna Maria Gabrielli e voglio raccontarvi il mio percorso di assegno per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. Fino a marzo 2020 ero una manager del turismo e dell'organizzazione di eventi con 20 anni di esperienza alle spalle. Ho organizzato eventi in Italia e all'estero fino a 3.000 persone. Il mio lavoro è da sempre la mia passione e, passato il primo momento di scoraggiamento, mi sono rivolta al centro per l'impiego, dove mi hanno parlato dell'assegno per il lavoro. Ho scelto Enaip Veneto, su consiglio di un'amica, e la scelta si è rivelata al di sopra delle mie aspettative. Fin dal primo colloquio di formazione, giugno 2020, ho trovato serietà, concretezza ed empatia. Ho deciso quindi di frequentare il corso di aggiornamento professionale. Finito il corso, ho avuto la possibilità di frequentare delle ore di orientamento e di counseling con una validissima operatrice mercato del lavoro. A dicembre 2020 sono stata assunta in Ambiente Group, dove seguo il marketing, sviluppo commerciale ed eventi. Invito tutte le persone che vedranno questo video a non scoraggiarsi, a non avere paura, ma a guardare al futuro e al cambiamento, rimettendosi in gioco, centrando l'obiettivo. Grazie a tutti, vi ringrazio. Ringrazio la nostra regione, ovviamente, per questa opportunità che abbiamo dato a tutti e tutti coloro che lavorano insieme con noi tutti i giorni, a partire da tutti i funzionari e dirigenti. Grazie mille. Ringrazio il dottor Sbrisa per il contributo e ci fa molto piacere, appunto, poter avere il punto di vista anche delle persone che hanno partecipato e al messaggio positivo che ci arriva dalla. Adesso il mio dovere è di lanciare la seconda sezione, dopo lascerò al dottor Marzano la conduzione. Si tratterà del tema dell'aggiornamento e della qualificazione delle competenze dei lavoratori, quindi ridò la parola alla dottoressa Oliva, il nostro valutatore indipendente, per un ulteriore approfondimento. Grazie. Grazie, dottor Agostinetti. Allora, si vede? No, dottoressa Oliva, gentilmente deve riaprire la slide, per favore. Così va bene? Può rilanciare la condivisione schermo, gentilmente? Sì, così? No? Sì, ma Non appare più, se lo fa lei. Sì, allora ci diamo un secondo che la lanciamo a pagina 6, giusto? Sì, un attimo solo. Non so cosa sia successo, ma va bene. Allora, il tema delle competenze. Quali valutazioni tematiche abbiamo fatto? Ne abbiamo fatte numerose. Andiamo sulla prossima slide, così le possiamo vedere, e sono delle valutazioni tematiche. Mi sentite? Mi sentite? No. Sì, la sento. Ah, ok, allora, prossima slide. Quali valutazioni tematiche abbiamo fatto? Allora, ne abbiamo fatte varie sul tema delle competenze. Mi piaceva evidenziare in particolare, come dire, su che cosa, ma anche sul quando. Cioè, abbiamo iniziato a parlare di competenze, diciamo, prima ancora di entrare sul tema nel mercato del lavoro. Anche se il titolo è aggiornare e qualificare le competenze dei lavoratori, mi piaceva mettere in luce come la regione abbia, come dire, iniziato a porsi il problema delle competenze ancora prima, attraverso questi interessanti bandi Move for the Future, che in realtà, come diranno, una lunga storia, si sono susseguiti negli anni. E quindi il tema della formazione linguistica dei ragazzi, quindi in una logica di facilitare la transizione nel mercato del lavoro. Poi abbiamo approfondito il tema della formazione continua, quindi diciamo della formazione per i lavoratori,
ma mi piaceva mettere in questo campo anche quell'approfondimento che abbiamo fatto sul tema della responsabilità sociale, la parità di genere e non discriminazione, perché questo è un approfondimento che ha riguardato l'altra dimensione, cioè il tema delle imprese, perché il tema delle competenze non può riguardare l'uno o l'altro, ma deve riguardare entrambi i soggetti che operano sul mercato del lavoro. E poi, come dire, volevo evidenziare come poi c'è anche un tipo di formazione alle competenze che riguarda tutti, insomma, non solo i lavoratori o quelli che vogliono lavorare, non solo le imprese, ma riguardano, come dire, i cittadini nella loro complessità. Avanti, possiamo andare avanti. Ecco, allora, ad esempio, il tema della formazione linguistica, perché ci sembrava tanto importante? Perché ha consentito a tantissimi studenti di acquisire delle certificazioni linguistiche che, come sapete, comunque sono piuttosto rilevanti a prescindere, come dire, dal tema lavoro, ma anche perché in questi bandi numerosi abbiamo visto come il Fondo Sociale Europeo abbia rappresentato veramente un valore aggiunto, che è uno dei tratti fondanti di questi programmi. Perché una buona maggioranza di questi ragazzi, abbiamo fatto una survey a suo tempo che ha coinvolto molti molti studenti, sostiene che non avrebbe avuto la possibilità di fare una formazione linguistica all'estero, e quindi questo mi piaceva metterlo in rilievo. E una buona parte appunto ha affermato di aver, che questa esperienza ha facilitato la transizione rispetto al mercato del lavoro. Quindi su questo aspetto, diciamo, di lavorare sulle competenze ancora prima che uno arrivi allo status di disoccupato, di in cerca di lavoro o di lavoratore, credo che sia molto importante. Avanti, grazie. Ecco, il tema della formazione continua, questo è un approfondimento che abbiamo fatto all'inizio, quindi non guardate, come dire, i dati, i numeri, perché sono numeri veramente, come dire, molto molto vecchi, che però ho riportato lo stesso, perché appunto, nonostante fossero il programma fosse appena iniziato, già faceva vedere, come dire, come la formazione continua interessasse già un numero significativo di partecipanti, per la più parte maschi, nelle età centrali, come già ha fatto anche rilevare il dottor Sbrista, diciamo che è un po' il nucleo forte, insomma, dell'utenza di questo programma, con un livello di formazione secondaria, ma non, come dire, non terziaria, e occupato in aziende molto piccole. Perché mi interessava mettere in rilievo questi tratti? Perché è il tipo di lavoratori, insomma, che forse proprio ha più difficoltà, quindi è importante, come dire, che il tema della formazione continua tenga sempre molto presente quali possono essere, diciamo, i gruppi, le fasce di popolazione rispetto ai quali la formazione può avere un maggior impatto. E altra cosa che appunto era emersa a suo tempo in questo rapporto era che l'effetto positivo sul tasso di occupazione si rilevava in particolare per le donne. E quindi il suggerimento, al di là, diciamo, di quelli un pochino, come dire, più classici, che ricorrono sempre di snellimento delle procedure burocratiche, eccetera, era quello proprio di lavorare molto nella logica della formazione continua, e che comunque è una politica a domanda individuale, però di lavorare molto avendo a mente, come dire, che ci sono fasce di popolazione sulle quali impatta di più, che ci sono classi di aziende, quindi in particolare le micro e piccole imprese, sulle quali impatta di più e quindi, diciamo, bisognerebbe offrire maggiori opportunità formative, e tenere a mente appunto che questo tipo di formazione ha un diverso impatto su maschi e su femmine. E quindi, insomma, diciamo, il tema della formazione continua andrebbe, come dire, studiato in un modo molto personalizzato, passatemi il termine. Andiamo avanti, grazie. Ecco, perché mi piaceva anche, come dire, parlare di questo approfondimento, perché questo, come dire, sul tema della responsabilità sociale d'impresa la Regione ha fatto tanto, con dei buoni risultati, anche con delle punte, come dire, di eccellenza e di innovazione, alcune pratiche che vengono ancora portate in giro per l'Italia. Ma anche perché
da questo punto di vista, cioè, come dire, fare un'attività, no? Nella logica di responsabilità sociale di imprese, che vuol dire anche welfare aziendale, che vuol dire anche attenzione alla non discriminazione del lavoro femminile, eccetera, eccetera, in realtà è un'attività che crea apprendimento, che migliora le competenze. E anche le imprese nel loro complesso, come dire, hanno un problema di competenza, quando si parla di cultura organizzativa si vuol dire questa cosa. Quindi, insomma, tenere sempre, diciamo, in equilibrio quelle che sono le competenze dei singoli lavoratori, ma anche quelle che sono le competenze delle organizzazioni nelle quali i lavoratori operano o dovrebbero andare a operare, credo che sia, come dire, una buona scelta e che suggeriamo di stressare ulteriormente. Anche in questo caso abbiamo visto che, insomma, ci sono particolari effetti positivi sulla popolazione delle lavoratrici. Andiamo avanti, grazie. Ecco, l'ultima considerazione, il tema della digitalizzazione. Abbiamo fatto questo approfondimento di recente e l'abbiamo affrontato dal punto di vista degli strumenti e dal punto di vista delle competenze. Qui parliamo della digitalizzazione come competenza e la valutazione ha messo in evidenza come non sia una questione così, diciamo, semplice affrontare il tema della digitalizzazione come potrebbe parere, perché la digitalizzazione opportunamente, come dire, trattata, può aiutare a sciogliere quelli che abbiamo chiamato i nodi critici attraverso un'alfabetizzazione digitale e molto, come dire, estesa e molto, molto orientata ad un empowerment di tutta la popolazione regionale, può impattare su quelli che abbiamo chiamato i nodi generativi, no? In maniera da migliorare ciò che già esiste dal punto di vista regionale, e può invece essere un importantissimo strumento dal punto di vista della competenza per promuovere innovazione e cambiamento per il futuro. Quindi, diciamo, il suggerimento era di affrontare il tema della digitalizzazione non solo dal punto di vista, diciamo, come strumento, quindi la serie digitalizziamo tutto e trasformiamo, no, ma anche proprio ragionandoci su come utilizzarlo ai fini di diversi gradi di sviluppo. Mi fermo qui e credo che interverrà il dottor Marciano Bernardi. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, io adesso farò un ringrazio innanzitutto alla professoressa Viva per la sua analisi e per i suggerimenti che ci ha voluto dare e per lo spirito di collaborazione che lei stessa ha sottolineato e che ritengo importante sottolineare qui. Io farò ora una breve sintesi di quella che è stata l'attività svolta in relazione alla sua occupabilità. Con questa slide che una eccola è molto densa, ma c'è sostanzialmente tutto quello che è stato svolto ed è diviso per obiettivo tematico. Allora, abbiamo impegnato nell'arco del tempo con 4 bandi 20 milioni di euro per quanto riguarda l'obiettivo tematico 4 per un 8 di investimento 4, attivando appunto 4 bandi e raggiungendo 16.652 destinatari totali. C'è stato, peraltro, come vedete, rimborso programmato, c'è stato un aumento dello stanziamento perché si è con attività di overbooking e anche il risultato di impegno è molto vicino alla quasi al 100%. Invece, per quanto riguarda la successiva allora meglio. Allora sì, allora per la priorità di investimento 5 invece sono stati attivati 34 bandi e vicino un po', 34 bandi con una quantità di risorse pari a 164 milioni di euro. Con un target di più di 83.000 destinatari totali. Invece, per quanto riguarda l'ultima priorità di investimento, quella dell'invecchiamento attivo,
Le risorse messe a disposizione sono state 7 milioni e mezzo, con due bandi attivati e 6.000 persone raggiunte. Nell'arco della programmazione sono state ideate e avviate queste iniziative, che sono direi numerose, perché alla fine sono 40 bandi, che avevano come obiettivo l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori e il sostegno delle persone e delle organizzazioni, soprattutto in situazioni di crisi e in fase di transizione, quale ci troviamo poi in questo momento anche a causa della crisi economica e sanitaria che ci sta colpendo in questo momento. L'obiettivo delle politiche regionali è stata quella di attuare degli interventi che avessero come finalità la qualificazione e la valorizzazione delle competenze dei lavoratori attraverso degli interventi specifici che cercassero di cogliere e di rispondere a quelli che effettivamente erano i fabbisogni che noi rilevavamo dal territorio e che potessero poi avere una ricaduta positiva per l'intero territorio regionale, quindi cercando di fare un'azione che è trasversale e cercando di adattare anche gli interventi ai singoli territori. L'obiettivo peraltro era quello di creare e avviare dei progetti di impresa o favorire l'avvio di progetti di impresa che non fossero soltanto dei progetti innovativi o che avessero come finalità quella di produzione del reddito, che è abbastanza evidente e normale che ci sia nelle imprese, ma anche quella di generare dei valori condivisi, quindi richiamando anche la responsabilità sociale d'impresa che prima alla quale faceva cenno la dottoressa Oliva prima. Quindi abbiamo cercato di dare in questo modo un senso a questa attività con iniziative sperimentali che hanno avuto la connotazione di essere sia formative che di accompagnamento, che erano rivolte alla fascia sia di giovani, gli studenti delle scuole superiori, sia persone adulte, persone occupate, persone disoccupate. Quindi è stata un'azione che abbiamo voluto fare nel modo più trasversale possibile. Io volevo ricordare due in particolare dei bandi che avevamo fatto. Uno è quello che abbiamo chiamato protagonisti del cambiamento, che aveva un finanziamento di quasi 16 milioni di euro e che aveva come obiettivo quello di sostenere il cambiamento dei lavoratori e innovare le organizzazioni, quindi cercare di favorire la capacità dei lavoratori e delle aziende di stare al passo con quelle che erano le novità. Questo attraverso l'accompagnamento e l'elaborazione di nuovi modelli in linea con le trasformazioni digitali, come peraltro sottolineava la dottoressa Oliva, è una criticità della quale ci siamo resi conto e alla quale abbiamo cercato subito di dare una risposta. Poi anche valorizzando le competenze e rispondendo ai diversi fabbisogni lungo una strategia aziendale di sviluppo sostenibile, quindi con un'attenzione anche all'ambiente e inoltre favorendo l'apprendimento, il long life learning lungo tutto l'arco della vita, incrementando infine quelle che sono le competenze specialistiche e le competenze trasversali. Un altro bando che mi faceva piacere ricordare è quello che abbiamo chiamato impresa responsabile, avviato nel 2019, al quale sono state destinate 3 milioni, poco meno di 3 milioni e mezzo di euro. E questo era appunto per diffondere quella che è la cultura della responsabilità sociale d'impresa, considerata come fattore strategico per lo sviluppo del territorio e anche attraverso il consolidamento di reti tra gli stakeholder, enti del territorio, imprese, cittadini e promuovendo anche modelli di sviluppo sostenibile. Tutte queste sono delle iniziative che abbiamo ritenuto importanti e sarà necessario, e noi riteniamo che sarà importante, dare continuità e che potranno essere valorizzate anche nella prossima programmazione. E a queste si dovranno aggiungere anche nuove proposte, nuove opportunità da ideare insieme con gli stakeholder, con le parti sociali, con il mondo economico, come abbiamo cercato di fare anche in questa fase di programmazione che si sta concludendo. Io ho concluso ora l'illustrazione breve che ritenevo di dover fare, e in questa seguiranno adesso delle 5 video testimonianze che daranno conto in modo plastico e anche gradevole
di quelle che sono state le attività, anche di quelle che io ho sinteticamente illustrato. Grazie. Il progetto che viene presentato fa parte della DGR 816 della Regione Veneto del 2019. La direttiva, impresa responsabile, va a finanziare azioni di formazione, di consulenza e di project work per le imprese venete nella logica della responsabilità sociale d'impresa. Il progetto che ISRA ha presentato si chiama Imprese con il cuore. Ha coinvolto 12 aziende del territorio veneto in azioni volte a migliorare la loro competitività e a intervenire nella filiera dei prodotti e nella gestione dei loro clienti in una logica di rispetto dell'ambiente, del territorio e delle persone. Salve, buongiorno, io sono Attilio Colpo, sono responsabile amministrativo dell'azienda Italarredo, che è situata, diciamo, a Roveredo di Guà, in provincia di Verona, e opera da ormai circa 40 anni nel settore della produzione del mobile per ufficio e collettività. Negli ultimi decenni la produzione e anche il tipo di operatività è molto variata, seguendo un po' quello che sono le esigenze del mercato, e siamo passati da una produzione standard a una produzione sempre su misura e chiavi in mano per quello che è l'arredamento, sia per quanto riguarda gli uffici sia per quanto riguarda le collettività intese come possono essere case di riposo, uffici per le ASL e quant'altro. Principalmente Italarredo opera sul mercato italiano, qualcosina all'estero tramite dei rivenditori, e soprattutto lavoriamo nei mercati, diciamo, legati al Triveneto, sia per quanto riguarda aziende, il settore, diciamo, di aziende private, sia per quanto riguarda gli enti pubblici, partecipando a gare pubbliche e quant'altro di tutte queste tipologie di settore. Per operare nei mercati, diciamo, degli enti pubblici, soprattutto, abbiamo intrapreso una strada, diciamo, della certificazione FSC che abbiamo ottenuto circa 5 anni fa, e questa certificazione ci permette di offrire nel mercato un prodotto che segue la catena di custodia, diciamo, del legno e della carta, che vengono praticamente solamente da legno e carta riciclate, quindi evitando l'abbattimento forestale e quant'altro. Questa certificazione ha coinvolto circa la metà dei dipendenti, 5-6 persone, sia per quanto riguarda la parte uffici che la parte produzione. A supporto della certificazione FSC di cui ho appena spiegato, ho sostenuto due corsi attraverso dei contributi della Regione. Il primo, molto importante, il quale in 2 giorni con il docente abbiamo rivisto tutta la catena di custodia dell'FSC, non solo come era intesa all'inizio, attinente solamente al flusso dei movimenti dei materiali, delle materie prime, legno, carta, ma è stata rivista sotto una tematica di responsabilità ambientale che coinvolge l'azienda, quindi con un interesse molto più ampio per il territorio. Il secondo corso, a cui ho partecipato di alta formazione, è stato molto importante in quanto mi ha introdotto in un mondo fondamentale per quello che riguarda la responsabilità sociale dell'azienda attinente a quello che è la tematica ambientale dove opera. Sempre relativamente alla certificazione FSC e non solo, ma anche e soprattutto, appunto, a una tematica a cui le aziende devono essere sempre più attente per quello che riguarda il prodotto offerto, ma anche il suo impatto che può avere nell'ambiente. Buongiorno a tutti, sono Enrico Sara, responsabile commerciale, responsabile della sostenibilità di Service Vending, piccola azienda di Santa Lucia di Piave che da oltre 30 anni lavora nel settore della distribuzione automatica nel territorio del Veneto nord-orientale. Abbiamo potuto beneficiare del progetto Persone al Centro, per un ambiente di lavoro positivo che favorisca benessere e sostenibilità, presentato da UNICEF Pordenone di Treviso e finanziato dalla Regione Veneto nell'ambito della DGR Protagonista del Cambiamento, strumenti per le persone e le organizzazioni, di cui l'obiettivo era quello di implementare modelli più flessibili di lavoro e promuovere una spinta organizzativa orientata alla persona. In questo periodo di pandemia abbiamo potuto mettere
veramente in pratica tutte quelle attività che abbiamo sviluppato durante questo progetto di coinvolgimento delle persone, perché veramente ogni giorno c'è stata la necessità di confrontarci con le persone che lavorano con noi per riuscire ad ovviare le problematiche che quotidianamente si presentavano. Colgo quindi questa occasione per ringraziare chi ci ha dato la possibilità di realizzare questo progetto molto interessante e vi ringrazio per l'attenzione. Buongiorno e benvenuti in Sigi. Sigi da più di 50 anni produce abbigliamento professionale a 360 gradi, compresi DPI anche di terza categoria e abbigliamento per la scuola. Ha sede nell'Alto Vicentino a San Vito di Leguzzano. Vestiamo le aziende, gli artigiani, il mondo dei servizi alla persona, della ristorazione e dell'hotellerie, la sanità, le forze dell'ordine e anche i bambini con i loro grembiolini e l'abbigliamento per la scuola. Io sono Monica Bresolin e mi occupo del sistema di gestione integrato. Siamo certificati secondo le norme internazionali ISO 9001 per la qualità, 14001 per l'ambiente, 45001 per la sicurezza sul lavoro e SA8000 per la responsabilità sociale. Nell'ambito del progetto Cambiare per Crescere, con il Centro Produttività Veneto abbiamo partecipato a diverse iniziative. Con Cooperativa Insieme abbiamo visto i nuovi modelli innovativi di preparazione per riutilizzo e riuso dell'abbigliamento tessile che garantiscono benessere sociale ed inclusione. Abbiamo poi approfondito con CPV in aula il tema del contenuto di prodotti chimici negli articoli tessili, la regolamentazione RICE e quella internazionale. Abbiamo poi seguito un corso di auditor di terza parte per la valutazione della conformità alla norma 45001 per la sicurezza sul lavoro. Tutte queste iniziative ci hanno permesso di acquisire competenze formative importanti ed approcciare i temi di sostenibilità ed economia circolare. Grazie. Buongiorno, sono Laura Baue, sono all'interno dell'area Health Safety Environment CSR di FIT. È un gruppo leader internazionale nella produzione e sviluppo di soluzioni per il passaggio di fluidi. Il suo headquarter è in provincia di Vicenza, in Veneto, anche se poi ci sono altri stabilimenti sia in Italia sia all'estero, per un totale di quasi 1000 collaboratori. La storia di FIT nasce nel 1969 e nel 2019, con il suo 50° anniversario, FIT inserisce all'interno della sua vision il pilastro della sostenibilità. Pilastro della sostenibilità che anche grazie al percorso fatto con il progetto finanziato FSE e quindi al DGR 816/2019 con l'iniziativa Impresa Responsabile ha potuto integrare la sostenibilità nelle varie aree dell'azienda. Nello specifico questo progetto ha visto coinvolti ben oltre 60 collaboratori provenienti da stabilimenti e aree diverse dell'azienda con l'obiettivo di definire la materialità attraverso anche le interviste a stakeholder esterni, definire inoltre una vision di sostenibilità e la pianificazione di un sustainability plan. Nel progetto finanziato FSE, appunto DGR 816/2019, sono stati intervistati sia i collaboratori esterni e interni e con questo percorso di formazione sono state erogate oltre 1400 ore. Un percorso quindi importante che ha fatto prendere consapevolezza e cambiare lo stesso DNA dell'azienda attraverso la presa di alcune scelte strategiche. Già nel corso del 2021 FIT diventa società benefit. Nel corso del 2021 FIT redige il suo primo report di sostenibilità e dà origine, grazie a questo percorso di formazione, ad un comitato di sostenibilità e gli stessi collaboratori che hanno partecipato a questo percorso di formazione, oltre appunto 60 persone, diventano Sustainability Ambassador, quindi a loro volta diventano formatori su queste tematiche e sui temi della sostenibilità per gli altri colleghi del gruppo. Alcuni esempi poi concreti su come viene calata ancora
questa scelta è sicuramente il fatto che in ciascuna area, sin dal concept del prodotto, si pensa a come integrarne le tematiche della sostenibilità. Si è poi dato origine appunto alla nostra matrice di materialità e FITA ha scelto poi i suoi 7 obiettivi di sviluppo sostenibile sui quali calare azioni concrete. Concludendo, si tratta sicuramente di un percorso che è ancora in evoluzione, che è ancora in pista, dove però siamo sicuri che la passione che, con cui le persone stanno insieme agendo porterà sicuramente a degli ottimi risultati. Grazie dell'attenzione. Buongiorno a tutti, sono Marina Fornasier di Cooperativa Sociale Insieme, una cooperativa che lavora nella provincia di Vicenza da più di 40 anni con un riverbero anche veneto, nazionale ed europeo. Ci occupiamo di ambiente, nello specifico di prevenzione e riduzione dei rifiuti attraverso attività di riuso, preparazione per il riutilizzo e riciclo che abbiniamo ad un agito sociale di inclusione e inserimento lavorativo di persone fragili e svantaggiate. Oggi siamo in più di 200, trasformiamo lo scarto in risorsa in 4 negozi dell'usato al dettaglio e all'ingrosso, 2 impianti di preparazione per il riutilizzo e per il riciclo, attività di gestione ecocentri, sgomberi civili, sgomberi aziendali e in generale attività educative e consulenziali sia in ambito sociale che in ambito ambientale. Grazie al progetto PORFS Veneto e all'aiuto del CPV Vicenza abbiamo potuto seguire un percorso che abbiamo intitolato Cambiare per crescere, la sostenibilità nel Made in Italy tra innovazione e riuso intelligente, 3 focus group in particolare ad oggetto governance del territorio, preparazione per il riutilizzo e, importantissimo, riuso in ambito tessile, focus group che ci hanno permesso di approfondire, studiare, individuare nuovi strumenti di collaborazione e sinergia tra i soggetti coinvolti, appunto dall'ente pubblico al privato sociale al privato profit, e dalla riforma del terzo settore che parla di coprogettazione e coprogrammazione alla evoluzione del codice degli appalti che parla anche di partenariati pubblico-privato, insomma strumenti nuovi che danno pari dignità e pari ruolo a tutti i soggetti di un territorio, di una comunità nel perseguimento dell'interesse generale. Bene, adesso partiamo con il terzo blocco che riguarda i sistemi per garantire l'efficacia delle iniziative a sostegno delle persone e lascio la parola al nostro valutatore Daniela Oliva. Grazie. Grazie. Allora, vediamo se questa volta ce la facciamo. Direi di sì. Allora, qui entriamo nel merito di quelle che abbiamo fin da subito, come dire, definito come le infrastrutture, un'attenzione alla quale la Regione, ci sembra che abbia posto molta attenzione correttamente per tutta la programmazione e rispetto al quale, come dire, possiamo citare diversi approfondimenti. Come vedete qui, alcuni li abbiamo già citati, il sistema di presa in carico, quindi il tema delle procedure, il tema degli strumenti, quindi le competenze digitali, qui intese come dal punto di vista appunto dell'infrastruttura. Cito anche un recente rapporto sul tema della formazione a distanza che, come sapete, come dire, ha avuto una certa importanza in questi ultimi mesi, quindi dal punto di vista delle metodologie. Aggiungo, mi piace aggiungere sul tema delle infrastrutture la questione della visione, quella che abbiamo chiamato visione. Ci sono un paio di approfondimenti che riguardano in particolare la nuova programmazione. Adesso continuiamo a chiamarla nuova finché c'è questa, quella che ormai è già qui. Perché il tema della visione credo che sia parte integrante delle infrastrutture, perché se la visione poi avere gli strumenti non è sufficiente.
Allora, quali sono, come dire, un po' i tratti del modello? Vado veloce perché abbiamo già parlato di questo appunto, di questa valutazione sui sistemi di presa in carico delle persone che cercano lavoro e sulla digitalizzazione. Rispetto a questi due, allora faccio anche un passo indietro, cioè tutti questi approfondimenti che abbiamo ricondotto al tema delle infrastrutture hanno un filo conduttore, un filo rosso, magari non esplicito, ma c'è. Che è questo? Qual è la ratio? La scelta della regione di consolidare, ampliare le condizioni affinché ci sia una pari opportunità per tutti i cittadini di accedere ai servizi, di accedere ai servizi e quindi alle opportunità, in questo caso il Fondo Sociale Europeo, di rendere più efficace l'erogazione dei servizi, di approfittare delle opportunità che offre l'innovazione tecnologica. Ma anche, come dire, avendo a mente che queste programmazioni hanno una lunga gittata, insomma, parliamo di un decennio, che le condizioni di contesto mutano rapidamente, quindi bisogna, come dire, attrezzarsi, avere delle infrastrutture in grado anche di affrontare le incognite di un contesto. Allora, dal punto di vista, diciamo, delle procedure, delle modalità di erogazione, l'attenzione sul, come dire, rispetto, richiamiamo, diciamo così, l'attenzione sul fatto che c'è, però dovrà essere sempre più presente, stressata, di garantire il necessario equilibrio fra quella che è, come dire, l'innovazione, nella modalità di erogazione dei servizi e la capacità di fruizione dei servizi di tutte le utenze, perché noi siamo abituati a ragionare, come dire, ci sono delle classificazioni ormai date, no? Di quali sono le utenze svantaggiate, ma in realtà ci sono, come dire, tanti cittadini, fra virgolette, normali, che non sarebbero classificati come svantaggiati, ma che in realtà hanno difficoltà ad accedere ai servizi perché non hanno le sufficienti, diciamo, competenze, digitali o di capacità, diciamo, di gestirsi e di districarsi nei meandri delle procedure. Che cosa abbiamo dal punto di vista delle metodologie rilevato studiando appunto il tema, ad esempio, della formazione a distanza, che è una delle modalità più, diciamo, che più si è imposta in questi mesi, anche se esisteva anche prima, ma insomma adesso appunto è diventata piuttosto significativa. Anche qui appunto c'è la necessità comunque di avere dei requisiti, diciamo, minimi, di efficacia e di capacità, anche qui appunto la possibilità di garantire quella che è, come dire, una semplice strumentazione con il fatto invece di renderla effettivamente abilitante dal punto di vista dell'efficacia dell'erogazione del servizio. E quindi qui abbiamo, come dire, posto una serie di alert rispetto al fatto che appunto bisogna usciti da una situazione di emergenza, comunque è una metodologia che esisteva prima, esiste e continuerà ad esistere al di là del quanto si imporrà, e però appunto deve anche questa essere studiata in funzione del fatto che ha una diversa efficacia rispetto alle caratteristiche dell'utenza. Tutte le cose che si fanno hanno diversa efficacia rispetto al genere e rispetto alle caratteristiche dell'utente, cioè l'efficacia cambiano in funzione dei profili dei destinatari. E poi c'è un tema anche di qualità della docenza, perché evidentemente, come dire, quando si va a far entrare nel sistema in maniera pesante nuovi sistemi, nuove metodologie, ovviamente bisogna porsi il problema anche di un aggiornamento in questo senso. E, due ultime parole sul tema appunto della visione, che ripeto fa parte dell'infrastruttura. In questi due approfondimenti li voglio citare perché diciamo sono indicatori di quello che è un po' uno dei tratti molto interessanti del modello Veneto di implementazione del programma. L'attenzione alle buone pratiche. Cioè, tutti lo dicono che bisogna guardare le buone pratiche, però non tutti lo fanno effettivamente. E a quello che fanno gli altri, che fanno le altre regioni, che fanno i colleghi, in una logica, come dire, di
e consapevolezza che di non autosufficienza e di apprendimento continuo. Sono quelli che dico, passano il tempo a dire che sono bravi e quelli che sono bravi e passano il tempo a cercare di essere sempre migliori. E il tema dell'attenzione all'innovazione sociale, anche qui con un richiamo che teniamo costante al fatto di fare in maniera che l'innovazione non si traduca mai in una discriminazione di quelli che non riescono, come dire, a starvi dietro. Chiudo e ringrazio anche per, come dire, l'opportunità di aver potuto esprimere in diversi momenti il nostro punto di vista. Quello che un po' ci sembra, come dire, se dovessimo dire in cinque parole, quello che è un po' il modello Veneto in sintesi, no? Allora, ci sembra che ci sia stata molta attenzione alla diversità delle persone, dei territori, che sia stata molto, come dire, ricercata la pratica dell'integrazione, delle politiche, degli attori, ma anche delle azioni fra di loro, che ci sia stato sempre uno sforzo per cercare di rendere più flessibile ed efficace, sia dal punto di vista procedurale, organizzativo e quindi di tutte le infrastrutture, il sistema di erogazione, di gestione dei servizi, un'attenzione ad ampliare sempre di più la platea, diciamo, non solo dei beneficiari e dei destinatari, ma anche di quelli che conoscono, in quanto già devono conoscere le opportunità del programma, al di là del fatto che le utilizzino meno, e questo orientamento all'empowerment, cioè alla crescita delle persone, dei territori, una crescita non solo dal punto di vista tecnologico, ma dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale. Allora, questi tratti che noi abbiamo rilevato, ci sembra di poter, come dire, aver rilevato attraverso tutti questi approfondimenti, attraverso tutto il servizio di valutazione che ha accompagnato questo programma, crediamo che debbano essere fondanti ed ulteriormente stressati anche rispetto alla prossima programmazione, perché credo che ce ne sarà sempre più bisogno. Io vi ringrazio e lascio la parola all'autorità di gestione. Grazie dottoressa Oliva, fa sempre piacere avere un apprezzamento da un soggetto indipendente che quindi è sicuramente obiettivo nei giudizi e quindi ci rincuora e ci fa capire che tutto quello che abbiamo fatto con l'incardinamento dell'assessore del dottor Romano rispetto all'applicazione delle disposizioni e ai finanziamenti del Fondo Sociale vengono interpretate bene anche dal valutatore indipendente. Grazie. Allora, l'intervento che farò io è legato a quelli che sono stati gli adeguamenti che abbiamo cercato di fare nel miglior tempo possibile, nel minor tempo possibile, relativi all'applicazione della FAD, nel momento in cui c'è stato il bisogno di passare da un'attività che era marginale come modalità di erogazione dell'attività formativa a un'attività che è diventata rilevante e poi, diciamo, esclusiva. È chiaro che considero la FAD un'opportunità e non la soluzione di tutti i mali, nel senso che vedete anche questa mattina l'attività che stiamo facendo da remoto è l'opportunità di collegare molte persone insieme, ma nell'ambito dell'attività formativa, come diceva prima anche il valutatore, c'è una grande difficoltà dovuta al fatto che bisogna modificare le metodologie e formare le persone perché quelle metodologie siano valide anche con una modalità che non è quella in presenza, dove tanti formatori sono di altissimo livello, non è detto che rimangano di altissimo livello anche in un'attività fatta in FAD. Gli adeguamenti che abbiamo fatto come strutture dell'autorità di gestione e come SRA, sia direzione lavoro che direzione formazione, sono andati in questa direzione. Abbiamo impostato l'attività come formazione a distanza, adeguato i sistemi informativi, adeguato le disposizioni in modo tale da poter fornire ai soggetti destinatari e ai soggetti realizzatori le indicazioni di come dovevano svolgere l'attività. Abbiamo reimpostato completamente il modello del controllo e questo è fondamentale in un'attività finanziata in quanto è una forma, a mio giudizio, di lealtà tra il soggetto che riceve l'attività e il soggetto erogatore e tra il soggetto erogatore e il soggetto finanziatore, quindi in questo caso la Regione. Perché se sono chiare le regole di controllo, sono chiare anche le regole di realizzazione.
E quello che abbiamo potuto riscontrare è una estrema correttezza da parte degli enti nell'applicazione delle attività, perché c'era la voglia di fare in modo di riuscire ad affrontare un momento così difficile e di fare in modo che gli utenti che, oltre ad aver bisogno dell'attività formativa, avevano bisogno anche di una sensazione di normalità dovuta alla possibilità di partecipare alle attività formative. Hanno potuto, grazie alle nostre indicazioni, partire in modo immediato ed operativo. E non nascondo che l'attività che è stata fatta è stata posta in essere con il massimo della velocità. Faccio solo l'accenno che per quanto riguarda la formazione iniziale, il 29 di febbraio era domenica, eravamo qua e poi enti attuatori, quali ad esempio i Salesiani, di cui dopo avremo la testimonianza del dottor Grillai, sono partiti nella settimana immediatamente successiva grazie alla loro grande capacità, ma anche grazie alle indicazioni operative che sono state date dalla Regione. L'altra parte che ci ha permesso di fare l'attività è stato che all'interno delle strutture regionali c'erano persone che conoscevano benissimo i sistemi informativi tipo A39, Registro Online, e hanno potuto fare il supporto a chi ha fatto i provvedimenti amministrativi per permettere l'applicazione in modo rapido di queste attività. Sono stati innovati, dicevo prima, i sistemi informativi permettendo la gestione dei file di interscambio in modo tale da permettere anche un controllo non solo ispettivo, ma anche da remoto. Nell'ambito dell'organizzazione dell'attività ispettiva sono state date le regole di ispezione. Questo ha comportato per tutti i soggetti formatori l'obbligo di fornire alla Regione l'ID del percorso sia nell'ambito del calendario sia nell'ambito dell'attività, e le indicazioni operative sono state quelle di mantenere comunque conservate le istruzioni, i file log dell'utilizzo dell'attività in FAD, e questo per permettere il controllo anche successivo nelle diverse fasi previste dalle procedure comunitarie. E questo, diciamo, è stato utilissimo perché ci ha permesso poi di poter fare una serie di elaborazioni, e adesso stiamo cercando come autorità di gestione e come SRA Lavoro e Formazione e Istruzione, stiamo facendo un'analisi per capire quello che potremmo fare per ridurre l'utilizzo dei file log a favore dell'utilizzo del ROL. Altrimenti tutta l'attività che è stata fatta nel corso sia del 2020 che del 2021 non verrebbe ottimizzata, ecco, nella migliore delle modalità. L'altra cosa che è stata fatta a livello, come posso dire, digitale da parte dell'amministrazione regionale per la parte fondo sociale è stata quella di modificare lo spazio operatori al fine di renderlo fruibile, soprattutto per dare le comunicazioni anche per gli aspetti di tipo operativo durante la pandemia. E diciamo, come sempre, si cerca di fare di ogni attività una virtù, e quindi abbiamo ottenuto il buono di questo spazio operatori rinnovato in modo tale da rendere più fruibile l'accessibilità, gli strumenti, le norme, le disposizioni che vengono poste in essere. E come potete vedere, le visualizzazioni sono quasi 700.000 nel periodo preso in considerazione, quindi sicuramente molto rilevanti. Quindi non posso che dire che l'impegno da parte dell'amministrazione regionale, come sempre, è stato al massimo, ma questo è stato possibile solo grazie anche allo stesso impegno dovuto sia ai destinatari dell'attività formativa che hanno accettato l'idea di avere un'attività formativa realizzata con una modalità diversa, e da parte degli enti di formazione il fatto di accettare che quella modalità diversa, quelle regole, erano comunque finalizzate ad avere un risultato ottimo. Grazie. E dopo di me c'è l'intervento del dottor Alberto Grillai, che è delegato delle scuole della formazione salesiane del Veneto, e il suo intervento riguarderà la formazione a distanza prima e dopo l'emergenza, l'esperienza insegna. Come dicevo prima, i Salesiani sono stati il primo gruppo di enti di formazione che è partito, grazie all'esperienza che aveva precedentemente maturato nelle attività anche formative da remoto, e pertanto ecco anche il motivo per cui abbiamo chiesto al dottor Grillai di intervenire oggi. Grazie.
Bene, intanto buongiorno, grazie, grazie al dottor Tofanin, ma io penso che forse il modo migliore per cominciare è semplicemente avviare il video, il contributo che ho dato per questo seminario e poi direi in coda un paio di battute in chiusura come contributo nostro delle scuole salesiane in merito all'esperienza della FAD di questi ultimi 2 anni. Quindi se possono mandare il video. La formazione a distanza si inserisce in un contesto, nell'ambito della scuola e della formazione professionale, molto più ampio, a mio avviso, nel contesto delle competenze digitali. È proprio in questo ambito che potrei dire che la formazione a distanza, con l'esigenza molto forte, nata nel 2020 con l'emergenza Covid, non è stata mai un'esigenza. Per noi non tanto la distanza, ma quanto la presenza era importante per i ragazzi, a scuola, negli ambienti, nelle relazioni. È per questo motivo che probabilmente la storia di un processo di cambiamento nelle competenze digitali per noi ha un'origine molto più lontana. Già nel 2012 avevamo approfittato di una nuova innovazione dal punto di vista degli strumenti, a quel tempo era l'iPad, nasceva nel 2011. Nel 2012 ci siamo domandati se poteva essere quell'espediente per fare un cambiamento radicale all'interno del mondo della formazione della scuola. E quindi abbiamo fatto un ragionamento, abbiamo attivato nelle scuole salesiane, in tutta Italia, a dire la verità, un forte processo di cambiamento proprio in funzione di inserire le competenze digitali al servizio della formazione, al servizio dei nostri ragazzi. A quel tempo avevamo individuato in particolare alcuni ambiti strategici che io riassumo brevemente. Innanzitutto la formazione degli insegnanti e dei formatori, e quindi trasferire a tutti gli insegnanti una consapevolezza dell'uso di alcuni strumenti, sia software che hardware. Quindi banalmente insegnare ai docenti a utilizzare l'iPad, a utilizzare le applicazioni, a utilizzare tutte le piattaforme, quindi una formazione di base e omogenea. E poi una riflessione molto grande anche sugli ambienti, non soltanto fisici, pensate soltanto a organizzare una scuola con la possibilità di avere un wifi disponibile a tutti, ma anche in termini proprio di software, quindi individuare un ambiente, così come è stato in maniera abbastanza vincente direi l'ambito di Google, un ambiente in grado di dare tutti i servizi necessari al servizio della didattica. E poi un terzo ambito strategico, quello chiaramente della didattica, quindi dei ragazzi, quindi con insegnanti preparati, con strumenti adeguati, capire che percorsi costruire. Ecco, questo è stato un percorso lungo quasi 10 anni e che di fatto ha trovato nel suo percorso poi l'esigenza molto forte della formazione a distanza data dall'emergenza Covid. Questo per dire cosa? Per dire che di fatto probabilmente il risultato più bello è stato il tempo di reazione del mondo della formazione professionale, anche salesiana, in questo ambito. Ricordo anche in maniera molto, così, molto simpatica il fatto che ci siamo trovati in un weekend per riorganizzare una scuola che si chiudeva. E ricordo che di fatto la seconda ora del primo giorno di formazione a distanza eravamo pronti a realizzare esattamente l'orario scolastico della formazione a distanza, perché raccoglievamo un processo di cambiamento. Ma devo dire che questo processo di cambiamento è stato soltanto una particolare declinazione di un lavoro sulle competenze digitali. Quindi una scuola che si deve rinnovare al di là di una esigenza di formazione a distanza e che deve fornire un servizio di competenze digitali per tutti i nostri studenti. E quindi questo per dire che dopo 2 anni di formazione a distanza, a mio avviso il capitale che non si può sprecare, quello che bisogna capitalizzare, è un cambio repentino, un boost enorme a tutte le scuole della formazione professionale, in generale al sistema scolastico in generale, che ha reagito in maniera molto bella e che ha fatto di necessità virtù. E che in questo momento vede veramente un livello molto più alto nell'ambito delle competenze digitali, e che probabilmente dovrà declinarlo al di là della formazione a distanza, e approfittare della formazione fatta per gli insegnanti, approfittare di un grandissimo upgrade delle strutture scolastiche per tradurre in quella che è una formazione anche in presenza,
che garantisca quello che è uno strato, una base di competenze digitali al servizio dei ragazzi. Pensate alle possibilità che si aprono in questo senso nel coding, nell'informatica, nell'educazione dei ragazzi all'utilizzo corretto degli strumenti digitali, e quindi la posta elettronica, gli stessi tablet, i cellulari. Ci sia una scuola che è in grado di educare e di formare in presenza e a distanza in quello che è un mondo digitale. Ecco, questi sono i focus principali. Questo probabilmente è il più grande capitale che ci viene restituito da 2 anni di formazione a distanza. E in ambito didattico non possiamo perdere questa esperienza, dobbiamo trarne il maggior beneficio e continuare in questo slancio verso una scuola che di fatto deve essere una scuola del futuro. Ecco, soltanto una battuta in sintesi e in chiusura, direi. L'obiettivo era quello proprio di dare il senso di questa esperienza di questi 2 anni. In altri termini, la formazione a distanza come una lente di ingrandimento che ci ha aiutato a capire quello stato delle nostre scuole professionali, che ci ha aiutato a capire anche il senso di una bellissima collaborazione. Recupero una parte di quello che diceva il dottor Tofanin prima, tutto è frutto di una collaborazione tra le scuole e tra la Regione Veneto per trovare in maniera completamente nuova una soluzione a un'emergenza. Quindi la FAD ci ha veramente aiutato a capire quanto possiamo fare. È vero che in questo momento l'obiettivo è quello di cambiare registro, lavorare su una vision, e creare progetti virtuosi che consentano anche con la FAD, ma anche con tutte le competenze digitali che abbiamo potuto inserire come formazione ai docenti e come cambiamento delle strutture, per poter traghettare proprio le scuole della formazione professionale nel futuro. Una scuola di qualità per i nostri ragazzi ritengo che sia una grossa responsabilità. E penso che con questa esperienza abbiamo capito che con questo spirito di squadra possiamo veramente cambiare tanto della didattica. Io mi permetto di dire soprattutto quelle in presenza, perché là noi vogliamo puntare, ma senza abbandonare le opportunità e anche le idee che potranno venirci per il futuro. Quindi io chiuderei in questa maniera, se il dottor Tofanin ha d'altro, se no io finirei qua. Grazie dottor Grillai, a conferma di quello che diceva il dottor Grillai, proprio quando si è deciso di far partire immediatamente l'attività di formazione iniziale è stata costituita una task force con gli incontri settimanali, in modo tale da verificare lo stato di attuazione e lo stato di funzionalità dell'attività da remoto della formazione iniziale, dove anche il dottor Grillai ha partecipato in modo tale da farci capire e da condividere la modalità operativa più adeguata. Adesso seguirà un altro video, una testimonianza di un'azienda che si chiama Okinawa Operation di Montagnana, dove la testimonianza viene resa dal dottor Michele Ruffin. E in questa azienda è stata fatta un'attività formativa finanziata con le risorse della DGR 1010 del 2019, che è una delle migliori delibere che secondo me è stata approvata nell'ambito della programmazione regionale 14-20, legata all'impresa responsabile, all'impresa sociale. E la testimonianza viene resa rispetto a un intervento che è stato finalizzato alla riduzione dell'utilizzo della plastica, tanto che il progetto appunto è denominato Plastica Zero. Vi lascio al video. Sono Michele Ruffin della Okinawa Operations di Montagnana in provincia di Padova. Mi occupo di ricerca e sviluppo da più di 30 anni in questa azienda per il settore B2B, fashion, luxury in particolar modo. Grazie a questa importante esperienza ho potuto interagire con parecchi materiali, trattamenti e lavorazioni che mi hanno permesso di sviluppare un know-how piuttosto importante in questo settore. E in particolar modo nell'ultimo decennio mi sto occupando di un progetto sulla cellulosa e in particolar modo cercando di ottenere dei materiali biodegradabili per il rispetto dell'ambiente.
A tal proposito, negli ultimi anni è stata costituita una startup innovativa dal nome Smart Materials, completamente partecipata da Okinawa Operations, che si occupa della progettazione, produzione e commercializzazione di questi materiali ecosostenibili per il mercato del fashion, luxury in particolar modo. Queste aziende infatti sono sempre più alla ricerca oggi di materiali a economia circolare. Quando Cescot ci ha presentato il progetto Plastica Zero, approvato con decreto della Giunta regionale DR 1010 del 12 luglio del 2019, abbiamo pensato di cogliere l'occasione per sensibilizzare e formare lo staff aziendale su temi inerenti allo sviluppo sostenibile e all'adozione di comportamenti plastic free, prerogativa dell'economia circolare di cui parlavo prima. Gli obiettivi principali sono stati incrementare il livello di preparazione dei collaboratori alla programmazione e progettazione aziendale, favorendone l'adattabilità alle nuove prerogative blu e a nuove basi organizzative richieste dal Blue Thinking, coinvolgere i partecipanti e favorire momenti di confronto e di discussione sulle tematiche ecologiche, perfezionandone le capacità di intervenire in situazioni di incertezza. Abbiamo quindi con i collaboratori valutato il ciclo di vita di un prodotto, analizzandone l'impatto che c'è sul ciclo di produzione da monte a valle, rendendo loro consapevoli di quanto ciò impatta sull'ambiente, stimolando nei collaboratori il desiderio di contribuire a controllare l'utilizzo della plastica, cercando materiali plastic free, adottando il principio di riutilizzo piuttosto che di smaltimento. Ora con grande soddisfazione posso dire che tutto il team aziendale lavora fattivamente con una visione condivisa verso l'obiettivo dell'eliminazione della plastica, e adottando quindi un'attenzione verso materiali ecosostenibili, l'economia circolare per un mondo più pulito. Grazie, anche grazie ai molti che continuano a seguirci. Stavamo commentando qui perché c'è un bel tavolo di lavoro, anche se voi ne vedete una parte, cioè quella che poi parla al microfono e guardando la telecamera, però qui c'è larga parte di quegli interlocutori che sono gli interlocutori della Commissione europea, quindi con un linguaggio molto appropriato, opportuno, di credibilità, sono anche gli stessi che si devono confrontare con il quadro delle altre regioni europee, ma italiane in particolare, visto che spesso anche nelle nostre considerazioni che riguardano i temi così delicati che vanno dall'istruzione alla formazione al lavoro, ma che gestiscono appunto fondi europei, uno dei luoghi di confronto è anche quello della conferenza Stato-Regioni delle due commissioni che il Veneto, attraverso i nostri dirigenti, presidia benissimo. E quindi il primo grazie a voi che siete qui a seguirci, però quello che voglio in particolare è legato proprio a... È brutto chiamarla struttura, perché sembra qualcosa di impersonale. Qui invece ci sono dirigenti, funzionari, collaboratori che, come avete sentito e dalle parole di chi ci deve poi giudicare, cioè il valutatore indipendente, e ringrazio la dottoressa Oliva per le parole e il giudizio che ha dato e ha riferito non solo ai contenuti di questa programmazione, ma alla relazione, alla capacità dei nostri dirigenti, funzionari, delle persone che lavorano in Regione del Veneto per fare sì che tutto possa funzionare, ma possa funzionare anticipando i bisogni, sapendo leggere quei bisogni. L'ultimo intervento del dottor Toffanin, che ha voluto mettere anche in luce lo spazio per gli operatori, che è un modo di interloquire con larga parte di voi, appunto, e siete ancora moltissimi a seguire il webinar, oggi sono esattamente quel dialogo che ci ha permesso nel tempo di affrontare il problema dallo stesso punto di vista. Le critiche che si fanno sistematicamente, anche in modo ingeneroso alle volte, ma anche molto opportuno, non ci sottraiamo rispetto a questo, nei confronti della burocrazia è che si autotutela. Beh, io qui non ho visto nessuna autotutela in questi anni, anzi, grande rispetto per chi stava fuori dalla Regione del Veneto, certo con il rispetto delle regole, delle norme, del linguaggio, appunto, e credo che anche la dottoressa Doss Reis ce l'ha riconosciuto nel suo intervento, lei che poi si occupa
di valutare l'Italia, così diversa geograficamente come ha voluto dire anche lei, ma altre regioni europee che sono molto distanti da noi, la Svezia, la Danimarca, quindi con un quadro di unità dal suo punto di vista, che però riconosce a noi come Regione del Veneto una capacità di leggere i bisogni, di anticiparli, ma di rispettare il linguaggio comunitario. Quindi il grazie è sentito, perché se i risultati che avete visto, i numeri che ha dato il dottor Romano sono all'inizio sono impressionanti. Nella prossima programmazione comunitaria noi abbiamo come obiettivo quello di raggiungere 230.000 persone. Ed è un obiettivo che, se immaginate, spaventa, perché è una poderosa platea. Però se vi restituiamo, come abbiamo fatto, i numeri di questa chiusura di programma Fondo Sociale Europeo, in questo caso il POR 14-20, noi quei numeri li abbiamo toccati e superati. Superati con percentuali significative, perché il meccanismo, che è molto amministrativo, ma di fatto è molto reale e concreto quando parliamo di persone, ci dice di una regione che sa utilizzare al meglio ogni singolo euro, che sa rispettare un programma scritto nel 2014 con tutto quello che è accaduto in tutti questi anni di trasformazioni, perché l'arco temporale è lungo, ma se lo guardiamo in una chiave di economia è lunghissimo, perché cambia tutto alla velocità della luce, perché le richieste che ci pervengono da un'economia in tanto movimento, così come è stato detto, anche differenziata, l'ha detto più volte il valutatore indipendente, il Veneto è un territorio vivace con tante differenziazioni. A queste differenziazioni abbiamo risposto con una formazione personalizzata, si è detto nelle valutazioni, personalizzata rispetto al singolo utente. Quando il dottor Agostinetti fa i passaggi sull'assegno per il lavoro, tra gli elementi da valorizzare, quindi la continuità in una ottica di futura programmazione, noi abbiamo detto la continuità sarà: le cose che hanno funzionato cerchiamo di farle funzionare ancora meglio, accogliamo i suggerimenti e le modifiche, perché è un mondo che continua a cambiare. E quindi quella formazione personalizzata attiene alla nostra lettura del territorio. Abbiamo voluto arrivare dappertutto in Veneto. Non abbiamo mai voluto presidiare solo alcuni segmenti, sia di popolazione che di territorio. Abbiamo invece ritenuto che la nostra il raggiungimento di quegli obiettivi che c'erano stati assegnati dovesse passare attraverso una generale azione di sistema. E anche sull'azione di sistema si è sottolineato il punto, l'ha fatto bene il dottor Marzano, che poi deve accompagnare nelle deleghe che a lui sono affidate la parte di trasferimento tra i giovani in istruzione, il mondo dell'istruzione, formazione professionale e la crescita in termini di alta formazione. Quindi noi non abbiamo nemmeno lasciato non presidiato alcun livello di quello che riguarda come l'apprendimento durante tutto l'arco della vita, a partire dai più giovani. Quindi la voglia di rendere conto anche a voi in questo momento di restituzione, che è obbligata secondo la normativa, ma che facciamo con piacere, è anche l'orgoglio di aver restituito un grande lavoro, che non è teorico, che non è burocratico nel senso deteriore del termine, che invece è molto produttivo per il nostro Veneto. Perché anche nell'illustrazione che abbiamo fatto in sesta commissione consigliare del Consiglio regionale del Veneto, nelle slide di apertura il dottor Romano vi ha anche detto quali saranno i successivi passaggi che attengono alle fasi prevista dalla norma sulla prossima programmazione. Noi abbiamo voluto dire che del prossimo futuro, con gli obiettivi che ci vengono dati, con il quadro riferito, con una grandissima partecipazione degli stakeholders, quindi di tutti i portatori di interesse, financo quella partecipazione dei cittadini. Quando il dottor Romano fa il passaggio dice: guardate che ci ha colpito il fatto che la cittadinanza, i veneti, avessero deciso di scrivere mandando suggerimenti per oltre 3.500 suggestioni, intanto sappiate che sono state viste tutte, ed è un lavoro fatto dalla squadra di governo amministrativa del Veneto. Ma vuol dire che il cittadino non ritiene di aver perso tempo, non ritiene di avere dato il proprio suggerimento, che è parte di fiducia, perché quando tu suggerisci qualche cosa, come minimo la tua aspettativa è quella che questa sia ascoltata, che questo suggerimento sia preso in considerazione.
vuol dire che c'è una altissima aspettativa da parte dei veneti nei confronti dell'amministrazione regionale, ma anche del buon utilizzo di risorse che attengono alla formazione. Dicevo, quando siamo andati in sesta commissione, abbiamo voluto, primo, nel traguardare questo momento significativo e importante, i fondi comunitari, il Fondo Sociale Europeo Plus, questo ha altissime aspettative per il quadro di contesto che abbiamo, perché se è vero che abbiamo una disoccupazione che è migliore di altre regioni d'Italia, è anche vero che è peggiorata. I dati della disoccupazione oggi ci attestano un po' meno del 6%, 5,8%, ma sono dati che fluttuano moltissimo e che hanno a che fare con un passaggio, quello della pandemia, che ha modificato radicalmente la nostra società ed è stato anche detto nella lettura restituita dalle testimonianze di oggi. E quindi il quadro è anche quello di una ancora occupabilità al femminile su cui dobbiamo spingere e per la quale abbiamo fatto una scelta di concentrazione di risorse anche sulla tematica. È stato detto prima, lo ribadisco, e abbiamo voluto raddoppiare la percentuale ma triplicare le risorse di fatto rispetto all'ultima programmazione, dove pure avevamo fatto degli investimenti importanti per il divario di genere, l'occupabilità, la conciliazione dei tempi. Perché continuiamo a investire molto nella formazione professionale, perché è quella che ci fa avere quel raggiungimento degli obiettivi che la Commissione europea ci dà sulla dispersione scolastica, che nella scorsa programmazione erano l'8% e noi l'avevamo, pardon, il 10% e noi l'avevamo raggiunta e rispettata. Questo grazie all'azione fatta, appunto il dottor Marzano è il coordinatore delegato, tra la formazione, l'istruzione, il dialogo con il mondo del lavoro, ma anche una capacità di governo. La nostra regione, lo dico agli interlocutori, è quella che non ha subito la licealizzazione spinta che anche in questi anni, anche durante la pandemia, cioè, si è verificata. E noi vogliamo raggiungere quell'obiettivo dell'8% della dispersione scolastica, utilizzando bene le risorse comunitarie e guardandole in una prospettiva di crescita verticale. Infine, in sesta commissione abbiamo quindi restituito anche degli esempi. Cos'è migliore di non parlare, per esempio, i miei maestri di vita, cioè gli insegnanti che uno si ricorda, erano capaci di trasferire un racconto teorico della didattica, di ciò che si doveva apprendere in termini di conoscenza, con una competenza molto più specifica, con un esempio. Gli esempi sono quelli che ci fanno dire, parlando di fondi pubblici e di governo della cosa pubblica, primo, del ruolo non solo di lettura del bisogno, ma della risposta a quel bisogno, più volte richiamata come un buon modello veneto della nostra amministrazione. Ma anche per i decisori in consiglio regionale, consiglieri, colleghi, ma voi tutti che poi ci giudicate a vario titolo, l'esempio è quello che ti restituisce la cosa vera. E allora, di fronte ai risultati concreti di come si possa, con politiche pubbliche, incidere sui grandi orizzonti che la Commissione europea ci dà con i fondi comunitari, credo che sia la cifra della nostra comunicazione. L'assegno per il lavoro credo che sia una delle misure che ha avuto migliore efficacia e anche migliore capacità percettiva. Il dottor Agostinetti sui tavoli nazionali può a buon titolo essere orgoglioso delle politiche attive che noi facciamo. Lo dico anche rispetto agli interlocutori di oggi, che sono delle parti sociali, quando si tratta delle nuove opportunità, in questo caso date dal PNRR. Goal e il piano nuove competenze, secondo noi, devono appoggiare sul modello assegno per il lavoro, magari migliorato con le suggestioni, sui suggerimenti, sulle modifiche che ci sono state offerte anche dalla dottoressa Oliva. Così come quando parliamo di dispersione scolastica, noi facciamo bene a presentare il nostro modello della formazione professionale. Come dice Grillai, con la spinta di guardare una scuola del futuro per il futuro, che legge qualcuno più avanti, qualcuno un po' più da accompagnare, verso nuovi strumenti, avendo sempre però a cuore ed è questa la cifra veramente più significativa delle politiche della nostra regione, anche con i fondi comunitari, di mettere al centro la persona. La persona è il formatore, su cui faremo molto anche in questa programmazione.
Un buon educatore, un buon formatore è la chiave di volta di una buona società. E quindi, intendendo noi continuare ad investire in questo, voi avete visto che anche nella missione istruzione e formazione le risorse sono molte. Parlano di ITS, parlano di formazione professionale, parlano di rapporto tra scuola e lavoro. Se questo è l'orizzonte, cioè quello della mettere al centro la persona, ci sono le relazioni tra scuola e lavoro, ma ci sono le relazioni delle imprese e non smetteremo di continuare a investire sugli occupati. La capacità di essere del nostro territorio competitivi è la capacità di generare, diceva la dottoressa Doss Reis, buona qualità di occupazione. E noi pensiamo che la buona qualità di occupazione ci sia se ci sono buoni posti di lavoro, buone imprese. Per quello che abbiamo voluto anche far avere delle testimonianze oggi. È stato difficile scegliere, perché sappiate che anche sulla parte di investimento, di informazione per gli occupati, noi abbiamo veramente fatto cose straordinarie. Imprese creative, imprese più tradizionali, imprese dell'artigianato, imprese dell'industria, tavoli di lavoro delle filiere produttive, accompagnamento tra le aziende che vanno in crisi, quei lavoratori, quel patrimonio di impresa e di competenza per poterli trasferire, non disperdere, perché poi lavoriamo molto sul senso del tempo. Il tempo, già detto da Toffanin, è un valore per noi amministrativo. L'avete visto come siamo anche molto attenti all'assegno per il lavoro, non più di 10 giorni per il primo dialogo, misuriamo la presa in carico, misuriamo il risultato, ma il fattore tempo è anche un fattore di lettura verso l'esterno. Più un lavoratore sta fuori dal mercato del lavoro, più abbiamo visto che svilisce le proprie competenze, ha una caduta motivazionale e questo non aiuta. Cerchiamo di avere una visione olistica della nostra comunità e quindi anche questa chiusura di programmazione 14-20, da cui traiamo il meglio in termini di valutazione e di restituzione per andare in continuità, e l'innovazione che abbiamo nelle corde, ma che ci è stata accelerata in un momento della pandemia, farà sì che la prossima programmazione continuerà ad avere un fortissimo dialogo con le parti sociali, avere una grande flessibilità della nostra struttura nella capacità di leggere e di affrontare i problemi con gli obiettivi di raggiungere quei target che ci sono stati affidati, ma anche sapendo che faremo molto meglio. Per tutto questo ringrazio in primis e su tutti il dottor Romano, perché fa un coordinamento straordinario. Lui è stata affidata, lo dico anche a Conzimu, che non so se ci sta ancora ascoltando, lo ringrazio anche perché quando non si sta bene uno ha anche le giustificazioni per non venire a lavorare. Quindi lei, anzi tu, saresti stato ampiamente giustificato. Ti ringrazio invece di aver portato la tua presenza e il tuo saluto, rinnovandoti l'invito ad essere qui con noi a Venezia. Infine dico il dottor Romano, che ha coordinato tutte le programmazioni. Questa è la più complicata, perché a lui è stato affidato dal presidente Zaia il compito di coordinare tutti i fondi comunitari. Questa programmazione ha a che fare non con l'assessore Donazzan, di cui ormai conosce tutti i vizi e le poche virtù, ma deve affrontare tutta una pluralità di soggetti, oltre alla miriade di suggestioni che ci derivano dall'esterno. Quindi sono molto soddisfatta di questa giornata, grazie per averci seguito in così tanti, sono molto soddisfatta dei risultati e sono certa che otterremo anche nelle prossime stagioni i medesimi, se non di più.